Ciao a tutti e tutte, benvenuti alla seconda giornata del Festival Altri Mondi, Altri Modi. A breve inizieremo, quindi se volete iniziare ad accomodarvi sulle panche dell'area dibattiti. Vi ricordo brevemente quali saranno gli eventi della giornata. Eh, adesso inizierà eh, un primo dibattito eh, sulla resistenza palestinese con eh, Andelia, Camilla Rebora, Gabriele Broio e Marco Migliano e eh, a seguire invece avremo un altro dibattito sul neocolonialismo interno con Said Guamama. Infine stasera ci sarà la serata musicale con Gambo, quindi tra. A breve iniziamo, se eh, mancano posti ci sono un po' di sedie lì in fondo, nel caso mettiamo qualche panca in più. giornata di, di festival eh, rubo pochissimo tempo ai nostri relatori e relatrici mh, perché eh, vogliamo comunque presentare eh, il festival eh, e la seconda edizione eh, di questo festival che facciamo qua al centro sociale Aspetasuna quest'anno siamo in, in cortile eh, vogliamo prima di tutto eh, contestualizzare eh, questo, questo festival eh, è nato sul, sull'onda eh, come risposta di un forte attacco che è stato portato avanti dal, e che, insomma, è, è continuato e continua eh, al centro sociale che avrebbe voluto eh, in qualche modo porre fine a questa esperienza, eh, come risposta. Eh, in qualche modo capace di immaginare orizzonti nuovi e ci è sembrato eh, importante provare a dargli una continuità e vorremmo continuare, continuare a farlo. Altri, altri mondi possibili eh, secondo noi sono, sono qui fra, fra di noi, sono nelle lotte che attraversiamo tutti i giorni, eh, sono dall'altra faccia della medaglia della società che oggi, che oggi viviamo, eh, impotenza, eh, possibilità di liberazione che vogliamo analizzare in questi dibattiti, eh, complessificando e problematizzando problemi che non sono mai semplici e proprio per questo sono eh, pieni di, eh, di possibilità, almeno dal nostro punto di vista. Eh, come eh, dicevamo andiamo a presentare il, il dibattito di, di oggi, la resistenza palestinese come via per la liberazione appunto dal neocolonialismo eh, globale. Eh, è un, uh, un dibattito che oggi è eh, più che mai urgente: urgente parlare di Palestina, urgente parlare di, di quello che sta succedendo a Gaza e in tutto il Medio Oriente, del, del genocidio che sta venendo portato avanti da, da Israele da, ormai da ottobre. Noi vogliamo farlo con un occhio di parte, come eh, siamo soliti, soliti fare, quindi dalla parte eh, di chi sta in basso, in questo caso eh, dei palestinesi e di tutte le popolazioni eh, oppresse dal neocolonialismo eh, occidentale che in questi giorni sta facendo vedere tutta eh, la sua ferocia. Crediamo eh, che ci siano due facce di questo colonialismo, eh, una è quella esterna che viene portata... Eh, con le armi eh, a livello eh, globale eh, dall'Occidente e una invece quella interna, quella che viviamo nella nostra società, che è quella che ci che opprime eh, tutti, tutti i giorni, che crea eh, strati eh, di esclusione e marginalità eh, dentro, dentro la nostra società. Oggi eh, vogliamo parlarne. Con Cristian Elia, eh, giornalista eh, e autore, insomma, che non ha bisogno di tante, tante presentazioni, <ride> nel senso che è, è famoso, <ride> Ma, eh, però diciamo, probabilmente avrete, avrete visto l'ultimo libro con Francesca Albanese, relatrice dell'ONU, eh, che Insomma, ci, sembra, ci è sembrato un, un, ottimo, un ottimo contributo per fotografare anche storicamente eh, quella che è l'oppressione in Palestina e a Gaza. Eh, C'è Gabriele, sì, okay. eh, Gabriele Proglio, professore associato di storia, compagno, eh, possiamo definire grande collaboratore. Eh, con tutte le lotte che riguardano i confini eh, e insomma darà anche lui il suo contributo poi Camilla Rebora eh, che insomma una, anche lei una compagna eh, che vive da, da anni in, in, Libero, in, in Libano scusate, eh, e più volte eh, ha fatto collegamenti e scritto articoli per fotografare la la situazione, poi Marco Magnano, anche lui giornalista indipendente che in questi ultimi, in questi ultimi mesi ha dato un grande contributo di report. Eh, adesso lascio eh, la parola a Sara che proverà un po' a addentrarsi sul il taglio che vogliamo provare a dare eh, a, questo, a questo dibattito che eh, principalmente eh, vogliamo tenere molto libero e anche aperto alle domande dal, dal pubblico perché vogliamo che sia costruito collettivamente. Eh, diciamo una prima parte eh, più generale di fotografia della, della situazione, invece una seconda parte più sul significato, invece che eh, crediamo sia da approfondire di quello che rappresenta la resistenza palestinese il movimento di, di liberazione palestinese sia all'interno dell'Occidente che invece laddove viene portato avanti in Medio Oriente e nel mondo eh, Ciao a tutte e tutti eh, io non ruberò molto tempo eh, perché insomma non siete venuti ad ascoltar noi eh, però mh, provo a buttare qualche suggestione ehm, come, appunto, come sguardo di lettura, eh, un po' per accennare alle questioni che eh, vorremmo che i nostri relatori e relatrici eh, insomma, approfondiscano con uno sguardo più eh, mirato nei contesti. Eh, che sono quello palestinese, eh, israeliano, ma anche eh, poi, insomma, più, eh, più allargato, il Libano e, e avanti. Eh, appunto butto qualche suggestione eh, a partire da, ehm, da quello che è eh, un po' la fase storica nel quale ci troviamo. Quindi eh, un contesto diciamo, di generale crisi. Eh, di crisi dell'imperialismo eh, e diciamo, di un'egemonia un atlantista eh, che in questo momento eh, sgomita per tenersi a galla eh, e che eh, insomma, fa scontare eh, i costi diciamo, del mantenimento della sua esistenza eh, appunto a, a chi, chi sta in basso, sia in termini eh, di popolazioni oppresse dal colonialismo ma sia sì, anche chi diciamo nelle, nelle nostre società eh, alle, mh, alle latitudini che conosciamo meglio eh, poi diciamo, vivono un livello di classe eh, inferiore um, e quindi diciamo, provare ad approfondire anche quella che è stata la valutazione strategica della resistenza palestinese di diciamo attaccare, di passare da una posizione di, ehm, diciamo, di sola resistenza a una di, eh, di attacco appunto eh, contro il nemico sionista, eh, quindi di fatto provare ad approfondire appunto questo contesto che apre eh, una frattura profonda nel contesto generale, che inizia ad annullare degli assoluti. Uh, che invece venivano dati per, um, uh, per assoluti appunto, e quindi inviolabili e diciamo, riteniamo che um, uh, il 7 ottobre abbia rappresentato non solo per la Palestina ma per tutto il mondo, per tutti i popoli oppressi, la possibilità di poter uh, attaccare uh, diciamo, il gigante occidentale e quindi insomma provare ad approfondire questo aspetto, eh, un aspetto che poi insomma eh, procede nel, in una normalizzazione, in una concretizzazione eh, sempre maggiore di quella che è la guerra e le sue diramazioni, eh, quindi eh, appunto il fatto che questa non sia più... Ehm, non si possa più vedere, più leggere come qualcosa di anomalo eh, o eh, diciamo la, qualcosa di lontano da noi, ma invece un orizzonte, diremmo un paradigma eh, che, di cui è pregnata eh, tutta eh, la contemporaneità oggi e eh, che di fatto è lo strumento. Di cui i, i poteri egemoni eh, si fanno forza per, appunto, per tenersi a galla, ma che dall'altra parte rappresentano anche un'evidente debolezza nell'incapacità di eh, poter eh, mantenere appunto, questo stato di cose eh, con diciamo, le vie diplomatiche eh, e l'ipocrisia che, che abbiamo visto fino ad oggi. Eh, e poi eh, insomma, arrivando. A, a parlare anche del genocidio eh, che vediamo succedere in questo momento in Palestina, ma provando diciamo, a leggerlo non solo come un fatto eh, diciamo, umanitario o che va contestato solamente eh, per buon cuore, passatemi il termine, ma piuttosto eh, provare ad analizzarlo come uno strumento di guerra uno strumento di guerra che rappresenta quello che accade eh, e che vuole essere anche diciamo, esemplare, eh, non solo nei confronti dei palestinesi, ma per tutti coloro che nel mondo si pongono il problema di alzare la testa ehm, contro il nemico eh, imperialista, capitalista, e quindi genocidio come dimostrazione di quello che succede. Appunto, nel momento in cui eh, si mette in atto eh, una, una resistenza attiva contro l'oppressore, e eh, insomma il perché per noi è fondamentale, eh, diciamo, contrapporsi a, a, questo, a questo metodo. Così come, ad esempio, usare la fame eh, come strumento di guerra, eh, appunto, provare a leggerlo in una complessità politica eh, generale e non solo. Nel contesto palestinese, ma come monito eh, per tutti i popoli e le classi oppresse del mondo. Eh, e per ultimo eh, la, diciamo, la questione appunto di eh, individuare oggi l'urgenza di organizzare un movimento eh, in sostegno alla causa palestinese, alla resistenza palestinese, oggi da leggere a nostro avviso, non solo come ehm, diciamo la L'obbligo internazionalista insomma che è come compagni e compagne ma in generale come diciamo, persone nel mondo eh, che eh, aspirano a, a una società migliore e più giusta ma come... Ehm, Diciamo il fatto che oggi questo rappresenti per tutti e per tutte l'occasione di, di potersi emancipare da, appunto, da un potere che opprime con le bombe, come, eh, con le riforme, come insomma. Eh, tenere un filo rosso in questo contesto eh, e quindi alle nostre latitudini qui in Italia, ma vediamo anche in Inghilterra, in Francia, eh, in altre, altre parti dell'Europa che stanno dimostrando una grande affezione alla causa, scendendo in piazza centinaia di migliaia di persone con pretese chiare anche rispetto ai propri governi e alla Palestina, eh, insomma, leggere questo non solo come eh, l'affezione alla causa palestinese, ma come la possibilità di contare qualcosa eh, in questo contesto di crisi, eh, come diciamo il riconoscersi in una parte eh, di mondo che oggi decide di alzare la testa eh, e di provare, insomma, a, ad avanzare delle pretese eh, e dei bisogni. Eh, autonomi rispetto a quelli che sono ehm, quelli imposti dal sistema vigente. E, insomma, smetto di tediarvi, volevo dare solo qualche spunto di, di ragionamento e lascio la parola ai nostri redatori, eh, relatori e relatrici. Grazie. Eh, non so chi, chi vuole iniziare. Allora, noi appunto pensavamo una parte diciamo più di punto della situazione, poi sentitevi liberi liberi di eh, fare un po' come volete eh, rispetto un po' al diciamo dall'interno da Gaza, quindi eh, qual è la situazione adesso eh, poi un occhio, diciamo, da, se possibile da, da Israele, dalle manifestazioni e quello che si sta muovendo, comunque che ha avuto, ci sembra di vedere, un, un risveglio in questi ultimi giorni, eh, un occhio dalla Siria e dal Libano, eh, che sono quanto mai attuali, eh, e dalla Cisgiordania, eh, insomma, dal resto del, della Palestina. Buon pomeriggio a tutte, buon pomeriggio a tutti, grazie del, dell'invito. Eh, vi porto i saluti di Francesca Albanese che eh, aveva eh, come dire, le buone intenzioni di collegarsi, ma non, poi non, è, non ha potuto. E, beh, io l'unica cosa di cui posso parlare, è ovviamente, la Gaza, Cisgiordania, Israele, perché eh, ne so molto meno, quasi nulla rispetto agli altri. Convenuti per um, quanto riguarda Sire e Libano. Um, vi dico, diciamo, faccio un po' la polaroid. Io sono tornato il 26 novembre, quindi ovviamente è un po' di tempo fa, però insomma, sono 25 anni che mi occupo di Israele e Palestina, quindi i contatti sono quotidiani sia con Gaza sia con la Cisgiordania che con Israele. E, um, io, quando la prima volta che ho avuto notizia di quello che era accaduto il 7 ottobre, mi ha chiamato Rai News. E, ehm, quindi ormai mesi fa e ho detto la, la tempesta perfetta, no? e la situazione è ancora questa per certi punti di vista, politicamente parlando. Ehm, solo che eh, a tutto quello che eh, questa popolazione civile, questa società civile, questi uomini, queste donne, questi bambini pagano da più di 80 anni, si è, si è aggiunto uno sterminio feroce, un genocidio. Che ormai ha tutte le carte in regola per essere riconosciuto e mi auguro perseguito e processato come tale. Ehm, in che senso la Tempesta perfetta? Probabilmente l'attacco del 7 ottobre arriva in un momento in cui tutti gli attori principali del scenario regionale erano sotto pressione. Tutti, io eh, l'ultima volta che ero stato a Gaza era nel mio precedente viaggio, quindi era fine 2022. E la tensione che si registrava nella striscia era molto, molto alta. Cioè, oggettivamente, il governo de facto di Hamas ehm, non riusciva più a garantire tutta una serie anche di servizi minimi. Perché, ovviamente, voi dovete immaginare che la dimensione della, della ferocia del blocco a cui la striscia è sottoposta dal 2007 ha portato i parametri umani, proprio di qualità della vita, a un livello. Che va oltre l'immaginabile per chi non è mai stato a Gaza, ehm, già ben prima, ben prima di questa apocalisse. Eh, Ieri ho scritto per l'Espresso un articolo in cui ormai è evidente che si parli di, una, di un ecocidio sostanzialmente. Non si sta distruggendo, non si sta massacrando solo la popolazione civile, si sta facendo in modo che quel lembo di terra diventi inabitabile. E quel lembo di terra inabitabile non è una conseguenza, è la strategia che c'è su Gaza dal 2007. Io ricordo quando venne inviato dal giornale per cui lavoravo all'epoca a raccontare lo sgombero dei coloni da Gaza, no? che tutta la stampa mainstream raccontava come uno, un grande passo unilaterale del governo allora, non so chi di voi lo ricorda, di Ariel Sharon, verso, no? senza chiedere nulla in cambio. Era evidente fin da allora la strategia su Gaza. La strategia su Gaza era quella di non impegnare forze militari a difesa di quei, all'epoca erano più o meno 9.000 coloni, eh, per imporre la politica del blocco che avrebbe portato a un esodo spontaneo della popolazione in modo da generare sostanzialmente quella che alcuni studiosi sia israeliani che palestinesi chiamano una nakba passiva, cioè renderti la vita così tanto un inferno che sarai tu che te ne andrai no? e non potrai neanche più dirmi come è stato nel 48 che io ho fatto massacri e una pulizia etnica, perché te ne andrai tu, te ne andrai volontariamente perché è imbevibile l'acqua che hai, perché la terra che col è contaminata. Io eh, il, appena, ero appena arrivato il 6 novembre perché dovevamo chiudere le bozze del, del libro rivisto ehm, e ho intervistato a Ramallah una donna di Gaza con la figlia. La, lei era a ricevere cure mediche a Tel Aviv per questo surreale meccanismo che mi ricorda molto gli aiuti umanitari che piovono dall'altra e ammazzano le persone. No? Per cui c'è un programma pagato dall'Unione Europea. Che garantisce cure specialistiche ai Gazawi, casi rarissimi ovviamente. Questa donna veniva curata a Tel Aviv per le malformazioni genetiche drammatiche della figlia nata nel 2009, nata durante l'operazione Piombo Fuso e per cui voi immaginate che quel sistema militare che ha generato l'inferno di questa bambina, che era credo, la ventunesima operazione rispetto alle deviazioni del setto nasale e ai problemi che aveva. E c'è l'Unione Europea che paga Israele per curarla perché a Gaza non ci sono medicine. No? Cioè questo è il cerchio della guerra, è il cerchio dell'abominio. No? Eh, e voi immaginate che nel, oggi, nel 2024, ci sono bambini, adulti che ancora hanno le conseguenze dell'operazione del 2009, moltiplicatela per tutto quello che è accaduto in questi anni e soprattutto con quello che sta accadendo adesso. Per cui già prima la tensione a Gaza era molto forte, era molto forte, a massa era in crisi. Eh, si temeva, si, si parlava, perché per tanti non era un timore, ehm, che ci potesse essere un, un tentativo no, di, di regime change nella striscia, per quanto non c'è un attore facile da individuare come successione. Però la tensione sociale era molta. Cisgiordania, Cis l'ANP io credo che ormai non sia più credibile neanche verso se stessa, no? cioè è una crisi così profonda. Le Collaborazioni di intelligence con Israele, la politica delle porte scorrevoli, per cui tu fai un post di polemico su Facebook, ti prende la sicurezza dell'NP, ti mette in galera, esci e, e, e ti consegnano agli israeliani, no? ha fatto perdere all'NP qualunque credibilità verso la popolazione. Una gerontocrazia che si mantiene al potere grazie ai sussidi, all'idea no? che. Eh, le nostre istituzioni si rassicurano avendo qualcuno che è manipolabile al potere in Cisgiordania, soffocando sempre la società civile. E poi c'era Israele. Israele era sostanzialmente da mesi in piazza con centinaia di migliaia di persone che chiedevano le dimissioni di Netanyahu. Ve lo dico subito, faccio lo spoiler del film: casomai qualcuno si facesse l'illusione, nessuno di quei manifestanti chiedeva la fine dell'apartheid, la fine dell'occupazione, nessuno. Nessuno. erano in piazza contro Netanyahu, che è un'altra cosa. In piazza contro Netanyahu, un, un regime, perché penso che se sei al potere dal 94, hai quattro processi in corso fra corruzione e tutto quanto, si può parlare tranquillamente di una democrazia solo di nome, ehm, ormai in grossa difficoltà politica. Per la prima volta di, nella storia di Israele, ogni sabato in quelle manifestazioni eh, partecipavano no, Nomi importanti delle forze armate israeliane che non facevano nessun problema nel farsi intervistare e nel dire a Netanyahu se ne deve andare, no, una cosa che non è mai successa, che non succede generalmente in nessuna parte del mondo, ma che in particolare in Israele, dove l'esercito è un elemento identitario, è l'unico posto dove sulla pelle dei palestinesi si può generare una qualche forma di identità israeliana, che se non capite bene non esiste, perché ovviamente è fatta di immigrati dai quattro angoli del pianeta, no? eh, per cui un elemento politicamente molto forte. La spaccatura fra l'esecutivo e i militari avviene attorno a due punti fondamentali. L'ascesa dei coloni al potere, perché non è che non avevamo un problema di occupazione o di movimento dei coloni, però è oggettivo che non c'è un paragone nella storia di Israele dal 67 in poi in cui i coloni siano governo. Voi dovete immaginare che il ministro della sicurezza interna, Ben Gvir, il ministro delle finanze, Smotri, c'erano persone processate a metà degli anni 90 per istigazione all'ordine razziale, perché bisogna capire anche come cambia Israele, tutto cambia, no? anche Israele è cambiato. La presenza al potere dei coloni genera, genera una tensione interna fondamentale all'interno di Israele, e c'è un esempio molto pratico. Il 7 ottobre erano in servizio permanente effettivo 34 divisioni dell'esercito israeliano, 32 erano impegnate a difendere i coloni che brutalizzano bambini in Cisgiordania, che arrestano attivisti, che eh, distruggono case. No? Per cui c'è proprio una, una visione strategica anche dell'impiego delle forze armate che spacca l'opinione pubblica israeliana. Tensione molto forte all'interno di Israele politica, a questa si aggiunge il fatto che non c'è un palestinese in questo momento, Franz Fanon parlava di un picco no? del regime dell'oppressore, ecco noi siamo probabilmente al picco perché Mai come in questo momento, se sei palestinese in qualunque angolo delle 16 enclave che sono state create in Cisgiordania, perché io sono uno di quei giornalisti che dopo 25 anni faccio fatica ormai a parlarvi di colonie, cioè ormai è diventato il contrario: è stato creato un sistema di Bantustan dove ci stanno i palestinesi, che è molto diverso, no? è molto diverso, anche perché era il modello fin dall'inizio quello sudafricano, come Mandela aveva già detto pubblicamente alla metà degli anni 90. Um, non c'è un palestinese che si può sentire al sicuro. Il numero di violenze contro i palestinesi da parte dei coloni dall'inizio del 2003, quindi non pensate al 7 ottobre, tutto quello che viene prima, è stato impressionante fino a quello che anche un generale israeliano ha definito un pogrom, come quello che è successo a febbraio del 2023 nel villaggio palestinese di Wara, dove i coloni hanno attaccato i civili, hanno bruciato le case. Ed è stato definito da uno stesso militare israeliano un pogrom. No? Quindi, questo era: se non c'è un palestinese che sia al sicuro, non c'è un arabo israeliano che sia al sicuro. Io li chiamo palestinesi del 48. Sono quei palestinesi che nel 48 decisero di credere in un Israele democratico e multiculturale. Quindi, decisero di restare, che sono cittadini israeliani. Non c'è uno di loro che si senta al sicuro. Perché da quando è passata la legge del 2018 sulla spinta del movimento dei coloni, per cui se sei israeliano, se sei ebreo, c'è cioè ormai la totale sovrapposizione dei due elementi, il 20% della popolazione è stato completamente tagliato fuori e legge ogni giorno sui giornali ministri, quindi non fanatici, ministri in carica che parlano di togliere la cittadinanza, di espulsioni di massa, di deportazioni. Cioè Capite no? come si vive essere un, un arabo? Uh, israeliano in questo momento quindi questo era il clima in cui è arrivato il 7 ottobre come oggi la situazione la situazione è, è, è come dire sempre più tesa sempre più tesa l'altro giorno c'è stato l'ultimo colpo eh, probabilmente a un altro pilastro della società israeliana più o meno la corte suprema in evidente rottura con Netanyahu ormai questa battaglia va avanti da, da due anni eh, ha imposto che per la prima volta gli aredim debbano fare il servizio militare. Voi direte, chi sono gli aredi? C'è una grande galassia che viene a volte a sproposito definita di ebrei oltre ortodossi. Gli aredi sono quelli che voi vedete in piazza, antisionisti con le bandiere della Palestina, quelli che quando ero giovani venivano massacrati di bastonate dai poliziotti perché manifestavano con la bandiera. Perché sono antisionisti? Eh, non fanno il servizio militare, perché nella loro visione eh, religiosa della vita loro devono solo studiare la Torah. Questo è uno dei tanti compromessi che Israele fa dal 48 per cercare di tenere unito quello che unito fa fatica ad essere. No? La Corte Suprema ha detto basta, la Corte Suprema ha detto devono fare il servizio militare. Quindi parliamo di un altro 10% della popolazione che entra in totale ebollizione. Uno dei rabbini capi del Haredim ha annunciato che se passa questa legge ci sarà un esodo di massa di ultraortodossi che lasceranno il paese a piedi. Eh, quindi Israele è sempre più in crisi e Israele in questo momento si tiene assieme grazie a questo genocidio. Cioè, è tempo di dirlo. Non esiste fin dall'inizio una strategia militare. Non esiste una strategia militare che dice eliminerò Hamas. Siamo a più di 500 soldati israeliani morti perché mentre noi parliamo si combatte in tanti punti della striscia. Quindi vuol dire che Hamas ha. Mantenuto una capacità di resistenza militare, che ha i suoi leader al sicuro all'estero e lontano dalla striscia di Gaza. Chi sta morendo sono i civili. Chi sta morendo sono i civili. C'è un uso strategico della fame come arma di guerra, c'è un'operazione uno, un generale che mira a rendere la striscia assolutamente invivibile, a spingere, scusami, a spingere la popolazione verso l'esodo, ma questa non è una strategia militare attuale. Israele non sa dove andare e sta provando, ma lascerò la parola a chi ne capisce più di me in tutti i modi ad allargare il conflitto regionale sta provando in tutti i modi no? in qualunque altra fase storica del mondo se tu colpisci un'ambasciata all'estero ci, no, 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 no. ci sta provando in tutti i modi paradossalmente è il sangue freddo di chi sta dall'altra parte che al momento non sta seguendo l'agenda di Israele che ha bisogno di questa guerra perché in questo momento Israele si tiene assieme grazie a due elementi e chiudo e passo la parola il genocidio dei palestinesi, perché è solo sull'odio che è stato generato in 70 anni di libri di testo, di formazione, di deumanizzazione dei palestinesi che si tiene in piedi questa operazione, e sull'idea della nostra anima nera. Per cui c'è la Germania col suo olocausto, c'è l'Italia col fascismo, per cui c'è chi ha bisogno di essere sdoganato politicamente come la Meloni, c'è chi ha bisogno di fare il grande amico de, di Israele perché c'ha eh, un olocausto da nascondere, c'è chi ha una visione del mondo rispetto a quello che è la politica israeliana sui migranti, che io continuo a dire sarà, me ne occupo da tanti anni, se ne parla sempre poco della ferocia della politica israeliana sui migranti e c'è un terzo elemento che è quello di una crisi economica devastante se non fosse foraggiata dagli Stati Uniti. Perché, e chiudo, in tutto il mondo i palestinesi sono serviti per essere il laboratorio su cui testare una serie di tecniche di controllo di massa e di armamenti che vengono venduti in tutto il mondo. Oggi tutti i droni che vengono usati contro i migranti sono di produzione israeliana. Israele è coinvolto in tutte le politiche di controllo e sorveglianza di massa che ci riguardano tutti. E per cui quando mi sentivo io stesso retorico nel dire io parlo della Palestina perché sto parlando di me stesso, poi alla fine, come dire, oggi, oggi è un dato di fatto. E il colpo drammatico che ha subito la, la narrazione del controllo a distanza di Gaza e la possibilità di vendere questa tecnologia in tutto il mondo col fallimento del 7 ottobre, capite che è un danno pazzesco per Israele e per la sua industria militare, che in questo momento ha la necessità vitale di portare questo conflitto avanti senza senso, senza obiettivo se non quello di restare in piedi. Grazie. Ciao a tutti e tutte, eh, io farò una panoramica eh, di quella che è la situazione in Libano eh, ad oggi, anche in relazione a, appunto al post-7 ottobre. Eh, lascerò poi eh, Marco eh, parlare più nel dettaglio di quello che sta succedendo. Eh, al confine ehm, sud-libanese, eh, nord-israeliano e eh, anche quello che eh, sta succedendo ed è successo in Siria nelle scorse settimane. Ehm, il Libano eh, continua a vivere eh, la lunga, eh, lunghissima coda di quella che è una crisi economica iniziata eh, ormai nel, nel 2019. Ehm, con eh, lo scoppio di eh, proteste antigovernative iniziate eh, appunto nell'ottobre eh, del 2019 che chiedevano eh, le dimissioni eh, dell'attuale eh, dell'allora eh, 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 presidente eh, Rafik Hariri, che è una figura eh, piuttosto nota e anche molto, molto controversa, se si pensa a quello che è stato il passato libanese. Infatti, eh, il padre Saad Hariri eh, è una figura emblematica eh, nel Libano contemporaneo, è colui che eh, si è occupato della ricostruzione post guerra civile, eh, di fatto andando a eh, distruggere eh, un'intera eh, un città, quella che era la, la vecchia eh, città eh, a Beirut. Eh, eh, insomma, creando tutta una bolla eh, speculativa. Eh, quindi appunto sono figure molto note, queste proteste erano iniziate eh, appunto nell'autunno del, del 2019 e sono andate avanti eh, fino poi a quelle che sono state le restrizioni eh, del, del Covid. Eh, avevano effettivamente eh, fatto eh, in modo che poi eh, Rafiq Hariri si... Ehm, si, si dimettesse e, e da lì in avanti eh, appunto il Libano è piombato poi in una situazione eh, sempre eh, più catastrofica possiamo dire eh, con eh, quello che è stato poi l'annuncio del default economico a inizio del 2020 e ehm, appunto le conseguenze della, della pandemia nel paese e eh, le conseguenze poi della devastante esplosione eh, al porto di Beirut eh, avvenuta il 4 agosto eh, 2020 quindi eh, insomma sono anni che appunto il Libano è piombato in una crisi finanziaria e economica che ha portato alla svalutazione della propria eh, moneta locale e un'esacerbazione Scusate, di quelli che sono i conflitti a livello sociale e, ehm, e appunto delle, eh, de, delle diversità e, eh, e delle, insomma, eh, delle, classi, delle classi sociali e, e quindi ehm, appunto anche alzato, eh, alzato molto la tensione. Eh, quello che è successo eh, il 7 ottobre. Ehm, ha avuto ovviamente eh, e direttamente eh, una, un effetto sul su Libano. Dal, eh, dal 7 ottobre stesso sono iniziati degli scambi eh, di artiglieria eh, al confine sud tra eh, eh, Israele e eh, non solo Hezbollah ma tutti quei partiti che fanno parte eh, dell'asse eh, della resistenza come viene chiamato e che quindi eh, filo eh, iraniani e eh, appunto contro eh, Israele. Eh, sono stati sicuramente eh, le prime settimane sono state settimane di, di estrema tensione eh, in cui appunto si pensava e si temeva che anche in Libano ci sarebbe stata una, una guerra aperta e, eh, appunto, l'apertura di, di un altro fronte. Cosa che, di fatto, non è ancora successa. Eh, questo non vuol dire che eh, in Libano non ci sia una guerra. Eh, purtroppo mh, di questo non si parla eh, abbastanza. Ci sono più di 70.000 sfollati eh, da quelli che sono tutti i villaggi al confine sud. È um, una devastazione enorme, eh, non solo a livello eh, urbano, eh, dei villaggi che sono stati colpiti appunto dal, dall'artiglieria, dai missili, dai droni, eh, ma anche a livello eh, ambientale. Eh, il sud del Libano in particolare è un'area piuttosto verde in cui ci sono anche molti eh, campi di, di, di ulivi. E quindi, questo sta causando eh, ulteriore eh, danno a quella che è l'economia eh, libanese eh, attuale. Ehm, appunto, mh, sono, sono ormai mesi che noi, eh, appunto io e Marco, viviamo, viviamo a Beirut e la situazione a Beirut è eh, apparentemente calma, possiamo dire, eh, anche se eh, non mancano eh, attacchi. Eh, sia eh, nelle vicinanze eh, di, di alcune città eh, vicino a Beirut, nel sud, mi riferisco a Saida, c'è stato un attacco stesso nella periferia di Beirut a inizio gennaio e questi attacchi israeliani continuano ehm, eh, ad avvenire anche in zone molto distanti dal, dal confine. Eh, quindi appunto anche se non si parla tanto di quello che succede in Libano. Eh, non si deve dimenticare che questo conflitto sta, sta avendo eh, delle conseguenze ma si sta consumando anche direttamente proprio in, in suolo libanese. Eh, volevo aggiungere solo, mh, prima di, di dare la parola a Marco, eh, due riflessioni rispetto a quello che è stato detto prima eh, da, da Sara, rispetto alla visione di quello che è Israele come eh, una uno stato, un esercito invincibile io penso che quello che eh, insomma a cui dobbiamo, che dobbiamo osservare è che queste, questi fatti ci, ci stanno portando a quello che può essere un processo di decostruzione degli immaginari e in questo senso per esempio eh, questa invincibilità di Israele è una cosa che per esempio mh, in Libano ma anche negli Stati eh, levantini, direi anche magari più ehm, ehm, in, in generale negli Stati arabi, eh, non c'è o non c'è come ehm, com può essere il pensiero che abbiamo noi ehm, qua in, in Occidente. Ehm, ed è quindi appunto una cosa molto interessante, eh, secondo me, da analizzare, il fatto che questa questi eventi che, che stanno succedendo ci portano davanti a, mh, a, a, a pensare, a riflettere su quelli che sono tutti degli immaginari che noi abbiamo sempre dato per scontati eh, in quanto eh, mh, insomma, eh, occidentali. Eh, a questo riguardo eh, dico anche che appunto, purtroppo eh, in, questo, in questo panel non ci sono voci palestinesi. E che so che appunto gli organizzatori hanno, hanno provato comunque ad includere e quindi se ci fossero insomma, individui, persone di, di origine palestinesi che avessero voglia di dare il loro contributo eh, a questo di, dibattito eh, penso che appunto sarebbe molto, molto interessante anche sentire eh, quali sono le prospettive eh, da parte loro. Do la, par la parola a Marco che appunto magari ci... Ci fa un insight più profondo di quelli che sono gli avvenimenti al, al confine e, e anche appunto quello che, che è successo in Siria. Grazie Camilla e un saluto anche da parte mia a tutti e a tutti. Allora diciamo che. Prima di tutto grazie, hai fatto un'introduzione veramente ottima per cui mi, mi hai tolto una serie di, di elementi di ricostruzione e questo è molto prezioso. Ma eh, aggiungerei solo qualcosa a quello che mh, hai utilizzato come introduzione riguardo al Libano sulle prime settimane, perché da un lato c'era quindi l'incertezza di chi si trova in Libano e di chi osserva il Libano. Per motivi di lavoro, ma c'era anche una grandissima difficoltà da parte di tanti analisti, per non parlare dei giornalisti e per non parlare dei giornalisti occidentali, su cui poi dovremo sicuramente aprire una parentesi, su capire che cosa succedesse, come potessimo definire, che, che parole avessimo a proposito di questo fronte, il fronte meridionale libanese o il fronte nord israeliano, dipende dalla prospettiva da cui lo guardiamo. E anche questo aggiungeva difficoltà nel. Provare a fare delle previsioni, anche soltanto previsioni nel breve e medio periodo, ovvero guardandola dagli occhi occidentali, l'apertura di questo fronte poneva una sola domanda, ovvero Hezbollah attaccherà Israele o non attaccherà Israele, perché nel nostro framing è sempre il cattivo che fa il primo passo, e quindi il cattivo in questo caso era Hezbollah. E Hezbollah eh, naturalmente era il soggetto che avrebbe attaccato Israele a quel punto in coordinamento con Hamas e con il cosiddetto asse della resistenza. Eh, poi dell'aste della resistenza magari diciamo ancora un paio di cose, ma le mettiamo da parte per il momento. Eh, ecco, tutti questi dubbi in qualche modo sono stati, non dico dissipati, però è, è stato dato un termine molto prezioso, molto interessante per definire questo fronte da una delle parti in causa, ovvero proprio dal segretario generale di Hezbollah, Hassan Astralla, che il 3 di novembre, quindi quasi un mese dopo l'inizio di questa crisi, ha tenuto il suo primo discorso. E diciamo è stato un momento che abbiamo vissuto dal Libano con un certo hype, come eh, chiunque l'ha vissuto in modo un po' diverso, c'era chi era estremamente preoccupato, c'era chi eh, ha fatto i popcorn <ride> o le birrette o tutto quanto. Ma, mh, oppure chi prendeva appunti perché ah, si è votato al martirio come sottoscritto ma eh, lì in quel discorso sono stati detti mh, alcuni concetti chiave molto interessanti che valgono ancora oggi ed è per quello che riparto da così lontano il primo è stata la definizione di fronte di supporto o fronte di sostegno quindi un fronte che non punta almeno nell'ottica dell'asse della resistenza a diventare il fronte principale, ma è un elemento che serve per tenere occupati dei soldati israeliani. Soldati israeliani che a un certo punto all'inizio di questa crisi sembravano un numero inesauribile, non sono un numero inesauribile, non parlo tanto dei morti o dei feriti, che comunque sono dei numeri importanti, parlo della cosiddetta stanchezza di guerra, che anche all'interno dell'esercito israeliano che pure un esercito addestratissimo, armatissimo, molto numeroso e con una mole di riservisti che in proporzione alla popolazione del paese non ha praticamente nessuno al mondo, ecco, anche lì cominci, comincia a sentirsi molto questa stanchezza. E questo ci aiuterà poi, quando arriviamo a oggi, a distinguere un po' tra le dichiarazioni dei capi politici e quello che poi realmente si potrà vedere. Ma l'altro elemento che venne introdotto in quel momento da Hassan Nasrallah fu una frase che. Beh, in principio fece infuriare mh, diversi esponenti della politica palestinese e anche a livello popolare palestinese in Libano, perché Nasrallah disse: "L'attacco del 7 ottobre è molto nobile, molto utile, lo sosteniamo in tutti i modi, ma è una questione, un attacco, un'iniziativa al 100% palestinese". Ora, sembra una frase buttata lì così, ma nel, nel linguaggio di questi mh, eh, di questi leader politici significa sostanzialmente non esistono automatismi, cioè non esiste una linea rossa che Israele attraverserà che porterà Hezbollah a fare un primo passo per spostare questo conflitto da uno scambio di artiglieria, attacchi aerei, comunque diciamo una guerra a bassa intensità che si svolge in una determinata fascia, più o meno, eh, non diventerà quindi un'operazione di terra. E qui invece questa è la grande linea rossa condivisa, tra Libano e Israele. Perché dico grande linea rossa condivisa? In realtà c'è molto di condiviso prima di tutto perché è evidente che anche a quel livello le intelligence in qualche modo comunicano per interposta persona, per interposto paese, per interposta intelligence, ma ehm, ci sono alcune, alcuni elementi, alcune regole non scritte. Una di queste, forse la più importante, è proprio il non si muovono le truppe di terra. Le truppe di terra non attraversano il confine. Eh, formalmente, perché nel mezzo ci sarebbe la, for la forza di interposizione UNIFIL delle Nazioni Unite, istituita nel 1978 e poi potenziata dopo l'ultima guerra che si è combattuta sul territorio libanese nel 2006, ma anche in generale perché si sa benissimo che una mossa di questo tipo genererebbe una reazione uguale e contraria dall'altra parte e qui dobbiamo anche capire un po' cosa, di cosa parliamo quando parliamo dell'altra parte, ovvero di Hezbollah. Ora, Hezbollah non è Hamas, mm, cosa vuol dire? Non lo è prima di tutto per formazione politica, perché essendo una gemmazione molto più diretta dall'Iran c'è... Anche un lavoro diplomatico e di studio politico all'interno della leadership che è di un altro livello, e quindi queste dichiarazioni sono sempre veramente calibrate alla singola parola, sapendo che si parla ai propri e si parla agli altri, quindi si utilizzano almeno due livelli retorici, ma anche perché l'accesso agli armamenti da parte di Hezbollah non ha niente a che vedere con l'accesso agli armamenti da parte di Hamas. Siamo molto più in alto come scala, come preparazione, come formazione e anche come tecnologia. E lo stesso si può dire del numero di effettivi. Ora, non esiste una stima precisa del numero di effettivi di, Ham di Hezbollah, così come non esiste per Hamas, perché parliamo di gruppi militanti, di partiti e non di eserciti nazionali, quindi non c'è un'anagrafe militare, però le stime conservative dicono circa 130.000 persone, le stime un po' più... Al rialzo dicono 200-210.000 persone che potenzialmente possono essere elementi armati e combattenti. Eh, quindi c'è anche una, un elemento di deterrenza che per esempio non si vede all'interno della, della striscia di Gaza o all'interno della, della Cisgiordania. Di lì in poi. Non si può, o meglio, si potrebbe, ma non avrebbe nessun senso, fare un elenco di tutto quello che succede ogni giorno, un po' perché i giorni sono molto simili tra di loro. Eh, Camilla giustamente diceva, c'è un numero che cresce costantemente, che è quello degli sfollati. Eh, le ultime stime di IOM addirittura dicono 96-98 mila, quindi eh, c'è un costante aumento di, di questi sfollati. Eh, ma dall'altra parte gli eventi che avvengono sul territorio sono sempre tutti molto simili. Tipicamente Israele colpisce i villaggi del sud del Libano, in particolare colpisce abitazioni civili in cui si ritiene vivano eh, combattenti di Hezbollah e vengono colpiti più o meno indiscriminatamente con o senza le loro famiglie, non, non si fa una differenza in partenza. Uh, e dall'altra parte Hezbollah tipicamente colpisce caserme sul confine e colpisce raduni di, uh, di militari. Il problema vero di tutto questo è che ci sono state diverse rotture di queste regole di ingaggio quasi tutte tranne una da parte di Israele e quindi giustamente Camilla citava il 2 gennaio con l'assassinio di Saleh al Haruri, il numero due dell'ufficio politico di Hamas, ma eh, dobbiamo citare anche diversi altri episodi, quello a Saida, eh, l'attacco a Nabatie che è, è stato il singolo attacco più mortale all'interno del, del, del contesto di questo, di questo conflitto, Continua a dire a bassa intensità poi dovremmo anche metterci d'accordo su che senso abbiano queste etichette quindi diciamo un conflitto che non è ancora a piena intensità, utilizziamo purtroppo anche questa forma un po' ipotetica eh, e l'attacco a Nabatie costò la vita a sette persone e, mh, mh, tra l'altro anche lì colpendo una palazzina civile quindi uccidendo di sicuro sei persone che non erano minimamente coinvolte a livello di, mh, di conflitto e forse un esponente di Hezbollah. poi anche lì di nuovo che cosa significa esponente in una realtà politica che è partito e milizia è sempre anche un po' complicato. Eh, a tutto questo però si aggiungono da un lato tutte le dichiarazioni che sono state fatte nei mesi dal segretario generale di Hezbollah che ha ribadito sempre, utilizzando di volta in volta termini un po' diversi, ma ha ribadito sempre noi non faremo la prima mossa. Eh, e l'ha detto, detto ancora ieri. Ieri c'è stato un discorso per la, la giornata dedicata a Gerusalemme all'interno del, del contesto del Ramadan. e Hassan Nasrallah ha ribadito: Noi non faremo la prima mossa. L'altra cosa che ha detto è: Netanyahu continua a minacciare ogni giorno di invadere il Libano, ma se non riesce a completare nemmeno l'assedio di Gaza, non vedo come potrebbe attaccare seriamente il Libano. Quando lui dice il Libano. Eh, dice chiaramente Hezbollah, perché dobbiamo anche fare un po' una proporzione. Mm, qualcuno, qualcuno ha obiettato a un certo punto, ma perché l'esercito libanese lascia che tutta la difesa del confine sud sia in mano a Hezbollah? E c'è un problema che si collega molto a quello che diceva Camilla relativamente alla crisi che vive il Libano, ovvero eh, i, il Libano ha a disposizione nel sud oggi 4.500 soldati. Se li paragoniamo con i 200.000 miliziani di Hezbollah, capiamo bene perché il Libano non può mettere becco su questa questione. Nonostante le dichiarazioni di alcuni politici cristiani libanesi che hanno detto: Ma noi non vogliamo la guerra, poi se dovesse scoppiare siamo pronti. No, siamo pronti a mandare Hezbollah per l'appunto. Quindi ancora una volta c'è un delegare che è inevitabile per forza in campo, ma fa anche molto comodo perché anche lì si fa fare il lavoro sporco. A chi lo sta facendo molto volentieri, bisogna dire, anche perché sa benissimo di avere un tornaconto nel Paese, sicuramente, ovvero quello di poter a fine conflitto dire, beh, noi vi abbiamo difeso, adesso chiediamo dei dividendi, ma anche a livello regionale, perché si pongono come l'attore principale e il leader politico principale dell'asse della resistenza. Ma Nasrallah ha anche un altro obiettivo chiaro, ponendosi come il difensore del Libano, quello di dire a tutta la regione e a tutto il mondo, in realtà, io sono l'unico leader regionale in Libano, sono l'unica persona che può parlare al di fuori perché il resto della classe politica non è assolutamente in grado. Tuttavia, appunto, pesa sul confine libanese proprio questa continua minaccia da parte di Israele di invadere a fine primavera. All'inizio del 2024 era stato detto... Alla comunità internazionale che si traduce all'Occidente eh, avete tra le sei e le otto settimane per risolvere la questione del confine demarcare de il confine terrestre, come abbiamo fatto per quello marittimo, altrimenti attacchiamo. Poi le otto settimane sono passate, nulla è successo, ma era ampiamente prevedibile. Però da un mese a questa parte, un mese e mezzo a questa parte, si sente ripetere con una certa insistenza: attaccheremo alla fine della primavera. Che vuol dire realisticamente tra fine maggio e inizio giugno. Eh, che cosa significhi in concreto è difficile dirlo, perché ancora una volta è un po' eh, quel gioco di mettere pressione diploma alla diplomazia per trovare una quadratura prima che questo succeda, perché è vero che Israele racconta a se stessa il mito dell'invincibilità e lo racconta al resto del mondo, ma mi sembrano da un punto di vista militare tutt'altro che convinti di poter... Entrare in Libano come burro, come invece vorrebbe farci credere la classe politica libanese. E infatti, paradossalmente, i militari, i militari veri, non, non parlo di Of Gallant, ministro della difesa, non parlo dei portavoce, ma i militari veri frenano molto di più di quanto non faccia la classe politica, che è un grande classico in realtà delle guerre, eh, ma in questo caso lo si vede in modo veramente molto plastico. A tutto questo, e scusate per la lunghezza dell'intervento, ma c'è veramente troppo da, da dire. Si aggiunge invece quell'altro grande punto di rottura potenziale che è l'attacco condotto da Israele, possiamo dirlo con ragionevole certezza anche se non è stato rivendicato, contro il consolato iraniano a Damasco. Quindi ci spostiamo dal Libano alla Siria, che sono due contesti in realtà strettamente correlati perché c'è questo... Stavo per dire filo rosso, diciamo invece filo giallo che collega il Libano e la Siria, che è la presenza massiccia di Hezbollah in entrambi gli scenari. Hezbollah che intervenne in Siria per combattere contro il Daesh, ma in realtà era già molto presente, molto vicino al dittatore siriano Bashar al-Assad, e eh, questo attacco al consolato iraniano in Siria è per l'appunto un attacco a un territorio sovrano dell'Iran all'interno di un paese nemico di Israele ma alleato dell'Iran. Quindi ci sono anche qui diversi livelli. Attacco condotto, mh, uccidendo diversi, diversi esponenti sia militari sia politici, che Israele non ha rivendicato ma il portavoce del governo, intervistato da Middlistai, ha detto, beh, eh, ma lo sappiamo tutti che non era un consolato civile, era una base militare in base a quali prove, come al solito non, non ci interessa, perché non vengono mai fornite nelle, nelle guerre del XXI secolo, quindi, oh, o vengono inventate, come ricordiamo da, dalla guerra in Iraq, ma eh, appunto di lì si è di fatto eh, esplicitata la volontà, come diceva Christian all'inizio, di allargare in tutti i modi il conflitto. E quindi ora poi sono tutti preoccupatissimi. E se leggete Repubblica, non fatelo, ma se leggete Repubblica, eh, sono tutti preoccupatissimi di che cosa farà l'Iran e dell'attacco iraniano. Ora, secondo la logica che ha, che ha giustificato il genocidio a Gaza, questo dovrebbe essere il diritto dell'Iran a difendersi, ma visto che il diritto a difendersi è unilaterale, dovremmo invece chiamarlo appunto l'attacco che l'Iran porterà. L'Iran in questo momento ha detto un paio di cose molto interessanti che fanno anche pensare che non ci sarà un attacco su, su ampia scala. Ha detto, da un lato, decideremo noi come rispondere con i modi e i tempi opportuni, che di solito nella retorica iraniana dice o significa faremo saltare in aria un consolato israeliano in giro per il mondo oppure compieremo un omicidio mirato, che poi è il grande classico delle operazioni militari iraniane all'estero. E hanno anche detto a questo punto potremmo accelerare un po' sul programma nucleare. Che è di nuovo un messaggio agli Stati Uniti per far sì che invece a loro volta accelerino sul tavolo di trattativa in corso eh, tra, anche questo tra Doha e il Cairo, esattamente come quello sulla liberazione dei, degli ostaggi, dello scambio di ostaggi tra Hamas e Israele, eh, per fare sì che si ritorni a un accordo sul nucleare che venne interrotto unilateralmente dagli, dagli Stati Uniti. Uh, quindi da un lato ci sono delle parole molto minacciose da parte di Israele che sta cercando di allargare il conflitto e tutti che stanno cercando di non farlo. Il problema ancora una volta è quanto si può tirare questa corda fino a, al punto in cui qualcuno non dirà basta. Bisogna però anche dire che... Se ci, che, se ci si aspetta che a dire basta siano i governi arabi della regione, beh, allora possiamo stare freschi, perché per il momento tutti quelli che si sono mossi non sono forze governative. Anche in Yemen, che è poi è uno scenario interessantissimo, e magari ne parliamo dopo, eh, si sono mossi quelli che sono considerati i ribelli non riconosciuti dalla comunità internazionale. Quindi anche qui abbiamo due pulsioni e un paese che continua a minacciare tutti gli altri. Quanto concretamente non c'è dato a saperlo. Cosa? Allora, io non aggiungerò nulla a quello che è stato detto rispetto alla situazione sul, uh, sul campo e alla dimensione geopolitica, all'analisi, diciamo, delle crisi sovrapposte che riguardano l'area, e quindi non solamente Israele e Palestina, ma l'area in senso ampio. E, mh, ci tenevo uh, come. Mh, come primo intervento, invece, a portare un tema che è un tabù, non viene affrontato, non viene discusso. Spesso quando inizia la discussione eh, non, non c'è uno scambio e, e che però è la base sulla quale si centra eh, la comunicazione, la comunicazione che arriva nei. Nelle nostre case, ovvero l'utilizzo dell'olocausto e l'utilizzo eh, dell'idea di antisemitismo ogni qualvolta si ha una posizione eh, legata a sostegno a, al, alla causa palestinese. C'è un doppio regime di, di analisi, è un discorso particolare, nel senso che ogni qualvolta l'olocausto è eh, citato in riferimento ad Israele, questo non sono io a dirlo, ma è uno storico, Tom Segev, eh, di ehm, origine eh, israeliana. E lui ha studiato discorsi eh, politici di, che in Israele ha utilizzato dal 1948 in poi per giustificare o per commentare l'allargamento eh, dei propri confini l'occupazione delle terre, le, i conflitti, le guerre. Ogni qualvolta eh, viene, mh, si parla di Olocausto, viene menzionato l'Olocausto, c'è eh, l'implicito e talvolta il riferimento diretto all'idea del diritto. Quindi, in quanto eh, Israele ha un'eredità legata culturalmente al quello che è stato l'olocausto, c'è implicitamente l'utilizzo dell'idea di un diritto, un diritto che arriva da quelle che sono le vittime, coloro che hanno subito, hanno subito questo tipo di, 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 di violenza. L'altro discorso invece, sempre dal 48 in poi, sempre Sagev fa questo tipo di ragionamento, eh, antisemitismo è utilizzato... Eh, ogni qualvolta c'è una posizione a favore della causa palestinese o dei palestinesi. Ora, quello che si sta riproponendo nelle nostre case è qualcosa di molto simile, riaggiornato, cioè quindi ogni qualvolta si, si pone al centro la questione del diritto, e non siamo noi a definirlo perché ci sono anche delle risoluzioni dell'ONU, delle Nazioni Unite che sono state completamente non rispettate, eh, quella del ritorno, quella ehm, per capirci ehm, legata ai territori eh, occupati, eh, quello che riguarda lo Stato stesso palestinese di essere, di, di, di essere costituito. Eh, ecco, ehm, questi, tutti questi diritti vengono disattesi per, nei confronti di un'idea di eh, una, un pregresso, ovvero l'idea di un diritto di determinare quello che succede, quello che potrebbe essere il, il futuro, ehm, che sicuramente l'Europa, l'Occidente, ha molto più chiaro rispetto agli altri, agli altri popoli, agli altri territori. Stessa, stessa cosa nei confronti del, dell'antisemitismo. Si viene tacciati di antisemitismo ogni qual volta si ricorda che, ehm, che ovviamente eh, quello che sta compiendo Israele nella striscia di Gaza è eh, un genocidio, come si diceva prima, un ecocidio, perché è, di fatto uh, sta um, andando avanti nella distruzione di un popolo e eh, di, un, di un territorio. Ovviamente ehm, qui sorge un'altra questione che è legata al a tema di questo, di questo incontro, ovvero l'idea di decolonizzare. È possibile decolonizzare Israele? A mio avviso no, perché ovviamente Israele ha un percorso che... Eh, è partito nel 1948 con una dimensione coloniale, prettamente coloniale, con delle guerre che eh, sono state portate alla costruzione di un, uno Stato. Uno Stato che eh, dovremmo anche interrogarci su quale base è costituito, e come diceva prima Chico, eh, anche la sovrapposizione no? oggi di israeliano con ebreo è praticamente. Eh, compiuta, quindi eh, non c'è neanche più quel tipo di, o meglio c'è una complessità che però a livello di legge è stata, è stata assimilata, è stata sovrapposta. E, forse il punto è un po' leggere in Israele qualcosa che riguarda, riguarda per capire no? poi le azioni politiche che possono essere portate in supporto al popolo palestinese, che cos'è Israele. Beh, prima di tutto Israele è eh, un, uno Stato che utilizza ehm, in maniera politica eh, la forza militare. E quindi come si può fare qualcosa in supporto ai palestinesi, a chi oggi nella striscia di Gaza se si può fare qualche cosa? Beh, ovviamente, per esempio, col boicottaggio boicottaggio, prima quello del Technion per capirci, dell'università che avevano stretto dei rapporti eh, legati a eh, sapere militare, e beh questo il boicottaggio può essere sicuramente un, un, elemento, un elemento importante come il disinvestimento, tutta la campagna eh, che molte associazioni eh, in, in, non solamente in Italia ma in Europa e in tutto il mondo stanno, stanno cercando di realizzare. Poi ci sono almeno altri due elementi. Il primo è la questione del diritto. Cioè tutte le leggi e tutti gli interventi che sono stati posti in essere da quando è iniziato, dal 7 ottobre in poi o meglio, da quando è iniziata la violenza, ehm, i bombardamenti e le azioni di terra eh, di Israele nella striscia di Gaza, non hanno eh, avuto nessun tipo di effetto, perché chiaramente i soggetti che, le persone che abitano quella striscia, non sono considerati allo status di cittadinanza pari a diciamolo perché è questo la, la retorica che sta sotto la comunicazione occidentale di quello che sta avvenendo nella striscia di Gaza, non sono considerati al pari dei cittadini europei. Quindi c'è anche una questione di cittadinanza che secondo me è interessante, è importante e che forse va sviscerata. Sei persone, erano sei o sette, comunque sei stranieri. Sette, sette, okay. eh, quei sette, sette persone hanno avuto un'attenzione mediatica di un certo tipo per le migliaia che eh, finiscono sotto le macerie di ospedali, eccetera, non c'è nessun tipo di, di interesse. E poi c'è una questione, un quadro economico di Israele, no? cioè quindi che cosa rappresenta Israele ehm, per eh, il contesto del, del Medio Oriente. Su questo hanno già detto ehm, gli interventi precedenti, ehm, ehm, ci tengo solamente a dire una cosa, eh, al netto di come si possa leggere il 7 ottobre ci sono molteplici molteplici letture e forse anche l'approccio intersezionale ci può dare qualche spunto importante, nel senso che ehm, leggere eh, una risposta, una risposta ehm, in termini anche di una condizione di privazione come quella della striscia di Gaza non vuol dire necessariamente, ehm, e ah, nel mio caso non lo è assolutamente, parteggiare per chi ha ehm, posto questo tipo di azione e ha realizzato questo tipo di azione, ma vuol dire semplicemente, e questo fanon lo mette in evidenza in maniera netta, che le condizioni per resistere alla violenza che viene posta in quei contesti, l'unica o le poche possibilità di resistenza vanno verso quel tipo di, vanno verso quel tipo di, di azione. Dopodiché, eh, di nuovo, complessificando, vuol dire che ci sono molteplici posizioni da prendere, non ce n'è una sola, non è etero diretto il filo tra quello che è successo e quelle che sono le reazioni, le reazioni di Israele, sono due cose completamente slegate. E come diceva prima Chico, secondo me c'è. Una, una questione di una guerra che non può terminare. Sentire Blinken che chiede ad Israele di ehm, eh, trovare una soluzione a più riprese eh, e Netanyahu, che ovviamente non può, non pu non può permettersi di eh, arrivare a questo tipo di, di pace, beh, è, è evidente che chiaramente quello che sta succedendo è che la guerra è l'unica soluzione, l'unica soluzione che può essere portata avanti. Io qui mi fermo e lascio a voi. Ma, ehm, vi chiederei mh, conferma sull'impostazione, vorrei andare alla seconda parte vista l'ora eh, e magari pazientare solo un attimo per le domande e fare tutte le domande poi insieme alla fine in modo da... Eh, stare dentro i tempi del, del dibattito. Come dicevamo all'inizio, questo secondo giro volevamo improntarlo più su eh, cosa ha significato eh, l'azione la, del, del 7 ottobre, tutto quello che è, che è successo dopo eh, per chi eh, si muove in favore della resistenza palestinese, con due eh, diciamo, indicazioni nella domanda, una eh, guardandola mh, più possibile dall'interno, nel senso che eh, insomma, il vostro contributo è, è, è prezioso in, in questo senso, e eh, uno sguardo invece dal nostro punto di vista diciamo, occidentale, che noi eh, muovendoci mh, nei cortei, nel, nelle assemblee eh, di di queste grandi mobilitazioni che ci sono state, che per fortuna continuano ad esserci, eh, ci sembra di respirare un'aria diversa eh, che, eh, con quel fatto eh, crudo eh, e durissimo eh, che ha dato inizio a, a quest'ulteriore passaggio, eh, in, in Palestina eh, sia cambiata eh, la situazione, che in qualche modo venga percepita la possibilità appunto di eh, una liberazione eh, in Palestina, eh, di eh, finalmente vedere un'invincibilità, incrinata l'immagine di, di Israele eh, e smascherata anche un po' la, la sua retorica, che venga percepita eh, una vittoria con un prezzo ovviamente eh, altissimo che purtroppo eh, continuerà a crescere, eh, che in qualche modo apre a, eh, anche ad altre eh, liberazioni possibili che sono quelle dei vari livelli di oppressione che vengono vissuti qua eh, in Occidente. Eh, su cui cercavamo di, un po', un po di, di introdurre prima. E quindi quello che volevamo chiedere è provare un po' ad approfondire: innanzitutto se siete d'accordo o meno con questo tipo di, di, di impressione che noi abbiamo avuto costruendo questo dibattito, eh, e poi soprattutto chiedere un contributo invece dal, dal, vostro, dal vostro punto di vista. Beh, um, allora, io faccio sempre una, una riflessione ormai negli incontri col pubblico perché in realtà è una riflessione con la quale mi sono confrontato in tutti questi anni eh, di lavoro, di studio e di, di reportage sulla, su quella terra stretta. Um, secondo me c'è una... Una, una terra di mezzo sulla quale andare ciascuno di noi a stabilire poi le proprie coordinate geopoetiche, geoemotive e, e politiche, ehm, fra diciamo la Palestina come metafora e la Palestina come paradigma. Io appartengo a una generazione che è cresciuta con l'idea della Palestina come metafora, no? delle battaglie, delle cose in cui. Eh, ci rivedevamo in tanti in una grammatica di quello che significa il postcoloniale, il decoloniale, il lottare contro un colonialismo di insediamento, contro politiche di deumanizzazione, contro l'apartheid, contro il razzismo. E aggiungo, Israele è un progetto coloniale ben prima, anche dell'olocausto stesso. Israele nasce come progetto coloniale fin dalle origini del sionismo, fin dalla fine dell'Ottocento, quando le... Dei circoli intellettuali cominciano, gli ebraici cominciano a, a sentirsi in pericolo per la caduta degli imperi, cominciano a immaginare uno Stato nazionale. E ci sono due grandi correnti: la prima vedeva il Madagascar come il Brasile, come la Palestina, come una soluzione possibile, invece eh, i circoli attorno alla figura di Zabotinsky vedevano solo la Palestina per mandato messianico, quella gente oggi è al potere, no? è questo. È questo fa capire quanto le situazioni possano peggiorare a volte sempre di più. Eh, metafora e paradigma, nel senso che a volte secondo me eh, il nostro cercare nella Palestina una metafora delle nostre battaglie ha, ha un po' mh, offuscato no? anche il diritto all'autoracconto dei palestinesi, anche il diritto a tenere viva un'agenda che sia davvero palestinese e che non sia nostra. Eh, uno dei tanti temi con i quali mi confronto con tante persone in giro per l'Italia è la famosa... No? La eh, oggi dire due Stati e due popoli è come dire non voglio dire niente, no? perché o non ci sei mai stato o non hai mai parlato con un palestinese e in questo momento immaginare che il tema sia due popoli e due Stati quando tu sei davanti a un sistema di carceralità diffusa, quando tu sei davanti a un sistema di nessuna continuità territoriale, è, è veramente una proiezione di cosa, cioè di, di, di un'idea che non è sul campo realizzabile, che in questo momento non è nell'agenda di nessun palestinese che vuole A sopravvivere, B guadagnarsi la propria libertà, C essere riconosciuto con gli stessi diritti di essere umano che il nostro razzismo non gli riconosce dal livello politico, a livello narrativo dei media, come diceva Gabriele, fino al a livello pratico no? Del, dello eh, sinceramente sconvolgersi di sette persone, alle quali eh, come dire, da persone che ha fatto parte di tanti convogli umanitari, ti ci rivedi, ti ci proietti, però sai benissimo che quella reazione non c'è stata per molti, più di 33.000, non c'è bisogno che ve lo dica io, è indefinito il numero delle persone che mancano all'appello a Gaza. E la metafora, secondo me, ogni tanto ci ha reso ciechi, ci ha reso. Ha, ci ha portato a, a vedere in Palestina un po' le nostre agende, no? e allora c'è tutta una generazione che continua a parlare di un laicismo da difendere a tutti i costi, che però non ragiona su eh, posizioni che sono mutate nel tempo, dove ci sono 1850.000 possibili islam politici, dove ci sono idee dentro gente che si professa islamica molto più progressiste delle mie, non so come dire, no? un mondo complesso, un mondo dannatamente complesso. E questo a volte porta a noi a, senza volerlo, mh, fare con i palestinesi le nostre battaglie. No? Almeno questa è l'autocritica che io faccio anche a me stesso, alla mia generazione. E poi invece c'è la Palestina come paradigma, e quello è molto più feroce. Perché io dico sempre che se noi oggi abbiamo una. Io mi ricordo benissimo il mio primo reportage in cui raccontavo il processo contro Bethlehem e Breaking the Silence, due ONG. Israeliane che ad oggi non possono più entrare nelle scuole. No? Io non avrei mai immaginato, mentre raccontavo quello, che avrei avuto in Italia le ONG sotto processo perché salvano le persone, eh, non avrei mai immaginato che il controllo del sistema dei, dei migranti facesse uso di tecniche di controllo di massa, non avremmo mai immaginato nessuno di noi che il software Pegasus prodotto dalla NCO Group in Israele venisse venduto a tutti i dittatori del mondo per controllare giornalisti e attivisti. No? Per cui c'è stata, da un lato, una israelianizzazione del, delle nostre vite, della criminalizzazione della solidarietà, della militarizzazione dello spazio pubblico che ci siamo riportati in casa e, per certi versi, una palestinizzazione delle nostre battaglie che però non sono quelle dei palestinesi. I palestinesi, io quando mi chiedono ma lei pensa, saranno i palestinesi a decidere due stati o due popoli, uno stato, un popolo, o andare alla guerra fino alla fine? Sarà un loro diritto. Io quello che dico quando mi viene chiesto un giudizio morale sul 7 ottobre, io non posso dare un giudizio morale perché io faccio parte di un privilegio che non è stato capace di migliorare di, un, di niente la vita di un palestinese. Con che faccia posso mettermi lì a dargli giudizi morali al colonizzato sulle battaglie che? Come lui decide di combatterle. Per cui io posso dare un giudizio politico, posso dare un giudizio da cronista, ma non certo un giudizio morale. Ecco, secondo me è lì che dobbiamo stare attenti. La Palestina ci insegna quello che ci può capitare, ma quello che noi vorremmo, il mondo che noi vorremmo, non dobbiamo immaginare di deciderlo per i palestinesi. Grazie. Breve intervento rispetto a quello che eh, invece si sta muovendo e si è mosso in Libano ehm, negli scorsi mesi. Ehm, ci sono state sicuramente eh, molte manifestazioni, eh, soprattutto all'inizio, eh, molte manifestazioni di attivisti e eh, manifestazioni anche eh, numerose e eh, arrabbiate come non si vedevano eh, da tantissimo tempo, ci sono state diversi sit-in davanti alle ambasciate, l'ambasciata tedesca, l'ambasciata americana, ma anche davanti a quelle istituzioni come può essere la sede dell'Unione Europea che vengono appunto targettizzate in, in questo momento per l'appoggio che stanno dando ad Israele. Mi ricollego un po' a quello che diceva Christian prima penso che sia anche sbagliato eh, romanticizzare eh, nel senso appunto libanese quello che, eh, che possono essere le manifestazioni eh, che ci sono che ci sono state eh, con appunto gli occhi magari nostri occidentali che vorremmo che è la Palestina e, e la liberazione della Palestina diventasse eh, il sogno eh, per, tutti, eh, per tutti i popoli. Purtroppo il Libano ha, ha una storia eh, molto complessa, ha una storia di lunga eh, guerra civile che ha coinvolto anche la popolazione palestinese e non c'è stato fino ad adesso un eh, processo di riconciliazione storica né All'interno eh, della società libanese, né eh, tra eh, libanesi, eh, palestinesi, eh, ma anche eh, siriani. Il Libano è stato anche occupato lungamente dalla Siria. Quindi, purtroppo, queste manifestazioni sono scemate anche abbastanza in fretta. E, mh, io che ricordi, Marco, insomma, dimmi se sbaglio, ma ultimamente non ne abbiamo. Eh, non ne abbiamo viste eh, molte e le ultime che eh, ci sono state erano veramente poco numerose. Questo eh, è anche strettamente collegato al fatto che purtroppo la crisi economica eh, ha portato eh, diversi attivisti e, e diversi giovani eh, a emigrare all'estero e quindi la società civile libanese che era una eh, società civile eh, molto... Eh, Impegnata e eh, anche molto numerosa, purtroppo si è vista eh, decimata eh, da quelli che sono stati eh, gli eventi, eh, appunto, che hanno caratterizzato eh, il Libano nel, negli ultimi anni. Non so, Marco, se vuoi aggiungere qualcosa, ma sì, guarda, ho, non ho moltissimo da aggiungere se non che a questa dinamica di emigrazione, che tra l'altro è comune a diversi, diversi paesi della regione, in realtà si aggiunge anche, almeno per quanto riguarda il Libano e le persone libanesi, una rapidissima normalizzazione di, tu, di tutto ciò che succede, nei propri confini e al di fuori. Appunto, una cosa che prima ho dimenticato di citare, eh, dopo il discorso di Nasrallah del 3 novembre, quello in cui si diceva il 7 ottobre è stata una, una cosa al 100% palestinese tutto si è normalizzato a livello di stile di vita poi certo c'era chi viveva con maggiore preoccupazione, chi meno e comunque sempre con una certa pressione eh, psicologica politica ma per l'appunto di lì in poi si è cominciato a trattare anche quello che succede a Gaza come qualcosa che fa parte dell'ordine delle cose all'interno all del Libano e questo vale anche per le manifestazioni ora io l'ultima grossa giornata di mobilitazioni che ricordi era il 17 di ottobre, quindi dopo il bombardamento sull'ospedale Al-Ahli. Eh, tutti ricordiamo pr probabilmente quel momento perché anche lì la normalizzazione. Lì si era detto, eh, no, sicuramente è stata Hamas perché Israele non bombarderebbe mai un ospedale. Poi ci siamo dimenticati di aver promesso inchieste indipendenti su quel, inizio, su quel, su quel bombardamento, sulla strage che è avvenuta all'interno. Eh, Israele aveva promesso di indagare, naturalmente non è avvenuto, ma anche noi occidentali non l'abbiamo fatto. Qualche, qualche testata ha svolto delle. Ah, esatto, Bellingcat, grazie, ha svolto un'indagine un indipendente. E dopodiché, però, anche lì non, nul, nulla ha spostato. Vabbè, ah, ok, si sì, è successo quello che abbiamo detto nel primo minuto. Gli altri l'hanno negato. E, però poi di lì a quante distruzioni di ospedali abbiamo assistito? Quante moschee distrutte, quanti, quanti shelter di Umrua, quanti, quanti rifugi delle agenzie di ONU quanti lavoratori delle agenzie ONU, solo per citare tutto ciò che si discosta da ciò che già è normalizzato, cioè il fatto che i palestinesi vengano uccisi. Allora, facendo finta che quello possa mai essere normale, ma l'abbiamo normalizzato dal giorno 1, anzi l'abbiamo normalizzato dal 1948 in molti casi, però tutto ciò che usciva da quella normalità, man mano l'abbiamo assorbito e quindi appunto anche queste mobilitazioni sono state quasi eh, inesistenti. Eh, e a questa normalità, naturalmente, normalizzazione noi contribuiamo tantissimo, mm, non soltanto sulla Palestina, ma in particolare sulla Palestina. E qui mi ricollego a quello che diceva prima Chicco: questo ci ha portato anche a normalizzare, o meglio, a dare per scontato che la risposta alla questione palestinese sia la soluzione dei due popoli, due stati. Perché dico normalizzare e dare per scontato? Perché abbiamo sentito tutta la pletora di leader occidentali dire tutti quanti noi sosteniamo il diritto di Israele a difendersi ma siamo per la soluzione a due stati. E l'abbiamo sentito ripetere in modo veramente meccanico, a pappagallo da tutti quanti, non uno, non uno che abbia detto ma... Che cosa significa soluzione a due stati? O meglio, che cosa c'è dentro il guscio di questa formula che stiamo usando tutti in modo acritico? E qua il dubbio viene: la stiamo usando in modo acritico perché non ci interroghiamo su cosa ci sia dentro, perché abbiamo una leadership politica molto scarsa, o abbiamo una leadership politica di bugiardi? Perché oltre a tutto quello che mh, citava Chicco, eh, ci sono anche condizioni materiali molto precise che impediscono che. La soluzione a due stati sia qualcosa di realistico. E qui, di nuovo, non do un giudizio morale neanch'io, perché ho le mie opinioni su quale sarebbe idealmente per me la migliore delle soluzioni. Ma da un punto di vista pragmatico non Beh, prima di tutto dovremmo ristabilire, per esempio, l'accesso all'acqua di un territorio che a quel punto chiameremo Palestina, ma che non ce l'ha, e che dipende occupazione o non occupazione politica, dipende per l'accesso all'acqua. Dal suo vicino che oggi è anche il suo occupante, che non ha nessuna intenzione di cedere questo, questo elemento. Ma senza accesso all'acqua già uno Stato non può esistere. Adesso, al netto delle storiche categorie per cui uno Stato si definisce in base a popolazione, confini, continuità, ma eh, molto più materialmente abbiamo tutte le condizioni che permettono poi di svilupparlo quello Stato, al di là del paradigma che si sposa per, per svilupparlo. E, ma c'è anche un'altra problematica che secondo me viene terribilmente sottovalutata ovvero quei 700.000 coloni che sono stati importati all'interno del territorio coloniale a cui si dà sostanzialmente uno stipendio per stare lì e fare figli più o meno questa è la, la ragione d'esistere esistere del, dei coloni e, ah, e naturalmente è, è reprimere qualunque tipo di, di forma anche molto molto blanda di autodeterminazione da parte palestinese ma a queste persone, nel caso in cui si costituisse uno Stato palestinese, si dovrebbe andare e dire «Vi ricordate tutte le promesse? Vi abbiamo dato la casa, i sussidi, il lavoro, per stare lì a fare figli? Vi abbiamo detto, ma no, non importa che sappiate fare un lavoro, l'importante è che stiate lì». E con che faccia poi si va da loro e si dice «No, è una bugia, dovreste andarvene». Nel frattempo, noi abbiamo creato, negli ultimi almeno 30 anni, quello che potenzialmente, da un giorno all'altro, può diventare il più grande gruppo terroristico del mondo. E allora... Anche lì il riconoscimento dello Stato di Palestina con la soluzione dei due popoli due Stati, con la certezza di avere una guerra civile, eh, non so quanto sia considerato anche dalle Cancellerie occidentali, quando si ripete a Pappagallo una formula che appunto ormai non è niente più di una formula vuota. Ma io mi allineo anche con quanto è stato detto. Una piccola differenza. Ehm, Sono d'accordo che saranno le palestinesi e i palestinesi a decidere qual è il loro futuro, però è anche una questione, secondo me, dei simboli che vengono utilizzati e eh, della memoria, perché è questo è la questione. Eh, vedo quel murales, eh, penso ai Paesi Baschi, penso alle lotte dei popoli che hanno poi alimentato luoghi come questo, no? e hanno ri, riprodotto anche simboli, pratiche, magari ne hanno ricostruiti di nuovi, hanno generato nuove collettività, hanno costruito nuovi percorsi di lotta. Quindi questo è anche ehm, l'iter, no? spesso è successo per esempio nel periodo della decolonizzazione. Cioè, Um, lotte esemplari di NBNFU per uh, il Vietnam, l'Algeria, la Palestina stessa, um, altri luoghi che sono stati innalzati e lotte di popoli e eh, di resistenze che sono state innalzate a simbolo di altre lotte. E allora qui si pone una questione, ma allora se io solidarizzo con quel popolo, popolo palestinese vuol dire che io mi ritrovo in quella azione politica e questo è, è forse lo scarto sul quale dovremmo puntare l'attenzione, questo va un po' decolonizzato perché a me sembra che in qualche maniera quando andiamo a parlare della storia dei popoli facciamo poi sempre una storia dell'Europa no? dove siamo noi che teniamo insieme e decidiamo questo va bene, questo non va bene, questo è un po' troppo così, eh, però lì c'è l'Islam, eh, però di là sono... Eh, eh, tutte queste cose secondo me eh, vanno, ci, ci suggeriscono perlomeno di decentrare noi stessi, di spostare l'Europa per un momento e vedere che cosa succede, stare in ascolto, vedere. E poi anche un'altra cosa secondo me... L'idea di poter utilizzare dei simboli senza possederli, che sembra una banalità, ma non lo è assolutamente. Pensare che, eh, per esempio, eh, la lotta del popolo curdo, la lotta del popolo basco, la lotta del popolo palestinese possono insegnarci qualche cosa rispetto ai contesti che attraversiamo ogni giorno. L'insegnamento lo possiamo vedere avvicinandoci, studiando, dando solidarietà, capendo quello che succede, questo, stando in ascolto, esatto. Questi sono, sono degli elementi fondamentali, importanti. E, um, ci sono, secondo me, anche altre due questioni. Ovviamente eh, quello che si rivede, io prima nel mio primo intervento parlavo di cosa è Israele, ovviamente Israele non è solamente Israele, ma Israele è anche vedere la dimensione della cittadinanza e per esempio dei confini, per esempio della segregazione territoriale, delle forme di colonialità al di fuori di Israele. E quindi vederle per esempio anche sul nostro territorio, vederle anche su, su, sull'Europa, in altre parti del mondo. Ovviamente non è sempre colpa di Israele, perché non, non sto dicendo questo ma chiaramente nel caso specifico si possono trovare degli elementi che possono svelarci forme di oppressione e quindi costruire altre forme di solidarietà. Um, io credo questo e, e, e poi invece c'è però un altro elemento che riguarda uh, quello che sta succedendo. La striscia di Gaza, ehm, eh, però ci tengo a, a tirarlo fuori perché è parte anche della questione della soggettività politica. Se forse può essere, non lo so, vedremo nei prossimi, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, in Europa e al di fuori dell'Europa, eh, quello che è successo nella striscia di Gaza, sta succedendo nella striscia di Gaza, ha, ehm, alimenterà, Uh, nuove parole d'ordine di movimenti o, uh, che verranno portati in piazza, um, sicuramente c'è un altro elemento che è la violenza di Israele sui palestinesi. E qui faccio un come posso dire un, uh, lo pongo dal punto di vista di storico e lo uso contestualmente e anche strumentalmente, quello che è successo agli ebrei. E nello specifico eh, l'elaborazione di quello che è stato la violenza nazista nei confronti degli ebrei viene elaborata non immediatamente nel 1945, non subito nel dopoguerra, ma nel 61, quando viene fatto il processo Eichmann, cioè quando le istituzioni sono costrette a prendere una parola e poi il processo. An Arendt ci scrive sopra dando lei stessa delle valutazioni negative di quello stesso processo per alcuni versi. Ehm, eh, quando l'istituzione prende posizione rispetto a quello che è successo e quindi si costruisce una forma, come posso dire, di consapevolezza di quella violenza che rielabora la memoria, una memoria collettiva degli ebrei. E quindi a questo punto io lo pongo dall'altro versante, sul, sul presente del, dei palestinesi. Ecco, eh, il fatto che non ci siano istituzioni, non ci sia nessuno che eh, abbia preso posizione pubblicamente, eh, ha anche una responsabilità politica, una responsabilità politica immensa nel lasciare da solo questo popolo. Nel, non, Dare nessun tipo di solidarietà nel creare una forma realmente di amnesia rispetto a quella che è la storia di questo popolo. Detto questo, secondo me nei prossimi mesi probabilmente ehm, la Palestina verrà portata nelle strade e nelle piazze e sicuramente potrà dare dei suggerimenti anche a noi qui in Europa su quelle che possono essere le lotte da intraprendere. Vi ringrazio. Ok, allora magari apriamo alle eh, domande eh, che ricordo insomma, sia sulla prima che sulla seconda parte del dibattito. Rompiamo il ghiaccio noi. Va bene. Allora vi tedierò di nuovo. <ride> eh, ma eh, in realtà eh, secondo me è molto interessante anche capire poi eh, quelli che sono i contesti, eh, diciamo, limitrofi eh, ai territori diciamo primari in cui si, si consuma la guerra in questo momento. Eh, perché eh, restituiscono poi appunto quella debolezza che accennavamo un po' inizialmente rispetto a Israele e più in generale a, al sistema che lo supporta, quindi quello occidentale eh, filo-statunitense fondamentalmente, eh, che dà un po'... Uh, il quadro poi più generale di quello che è uh, un mondo che in questo momento inizia ad avere diciamo delle nuove polarizzazioni e che quindi apre a, a delle possibilità diciamo di, uh, di incidenza anche di forze che fino a poco tempo fa diciamo non uh, realisticamente non avevano gli strumenti per um, per poter infliggere eh, qualcosa che eh, appunto questo sistema occidentale potesse avvertire come pericoloso. Eh, e questo mi sembra una, una questione molto importante, soprattutto, qui pongo due questioni, eh, soprattutto rispetto alla guerra in Ucraina. Eh, che eh, in questo momento diciamo, rappresenta molte cose. Da un lato, diciamo, la eh, percezione in Europa, diciamo, nella società, eh, della concretezza della guerra, eh, e quindi avvicina eh, la possibilità che le conseguenze eh, belli che diciamo, possano essere subite in prima persona, quindi di fatto Andando a intaccare anche quell'egoismo bianco occidentale. No, del finché non tocca a me, questa cosa non esiste. Eh, e diciamo l'invasione dell'Ucraina un po' ha iniziato a, a sgretolare questa sicurezza, da un lato, dall'altro è un po' il conflitto che gli Stati Uniti hanno scelto di intraprendere a differenza di. Mh, Uh, diciamo della questione uh, in Palestina in questo dato momento storico. No? Uh, vediamo infatti l'amministrazione uh, degli Stati Uniti, che uh, per quanto continui a supportare Israele storicamente ovviamente, e che continui a porre come condizione alla tregua, ad esempio, il rilascio degli ostaggi, che è ovviamente impensabile da un punto di vista strategico per la Palestina. Um, comunque diciamo, cerca di limitare invece questa tendenza di Israele ad allargare regionalmente il conflitto, no? eh, perché proprio diciamo, questo stato di instabilità eh, non è che, che presta molto il fianco alla possibilità di ehm, appunto essere protagonisti in eh, moltissimi conflitti per gli Stati Uniti in questo momento. Eh, e questo è un elemento. Quindi, anche di collegamento a quello che è il contesto europeo. Um, Un'altra questione, eh, che però secondo me si ricollega, che è quella che si consuma in territorio giordano, eh, che eh, diciamo, si consuma eh, un livello di eh, ostilità tra appunto il governo e la popolazione, eh, soprattutto in virtù del sostegno del governo alle politiche statunitensi. Eh, e mi sembrava interessante affrontare eh, anche rispetto ai discorsi che si facevano prima sul Libano, sulla Siria, ehm, anche questa, questa questione qua appunto delle mobilitazioni diciamo popolari che si danno in Giordania eh, che eh, diciamo vanno a pretendere dal governo eh, l'annullamento di questo trattato di pace eh, fatto con Israele nel 94. Uh, nel momento in cui uh, il governo invece sostiene, io difendo il mio popolo invece non, uh, uh, non recidendo questo accordo, sostanzialmente, e mi sembrava interessante, appunto, l'escalation anche di questa uh, opposizione al governo in relazione al discorso della sicurezza, uh, il che si lega molto anche a quello che succede a Gaza, quindi, una popolazione che nonostante venga. Assediata e che sia eh, bersaglio di una violenza che forse per noi è anche difficile immaginare, comunque decide eh, che diciamo, la vittoria co conta più de del sangue de versato in questo momento, ehm, e quindi diciamo che cosa si è disposti a, a mettere in gioco. Credo che questo contesto sia molto eh, pericoloso. Uh, per gli Stati Uniti, uh, per l'Occidente e per ciò che controllano nel Medio Oriente. Infatti mi sembra abbastanza uh, chiaro anche ad esempio come altre monarchie o autoritarismi arabi siano molto intimoriti da questa situazione in Giordania. Queste erano un po' due cose che se volete... Ma guarda, ti, temo di deluderti nel senso che sono quadranti di cui non so nulla, sinceramente, per cui posso darti solo delle opinioni personali che non farò ovviamente. No, scherzo, cioè, su, um, Ucraina, Russia, non, non me ne occupo, non so niente, non, non mi sento una voce eh, ragionevole. Eh, posso dire però, ecco, questo è invece è un tema che ritorna sicuramente anche rispetto a tutti gli interventi che ho, che ho ascoltato oggi ehm, ci fa tanto riflettere su, su questo che non è solo un razzismo dei media magari fosse solo un razzismo dei media abbiamo un problema enorme di razzismo nei media ma quanto invece è proprio normalizzato il razzismo e Israele e i governi israeliani da quel punto di vista sono stati sempre molto lucidi se voi andate a guardare tutta la produzione che viene verso l'esterno da Israele, c'è una continua um, ciclica uh, costanza nel dire noi siamo come voi, noi siamo occidentali, voi dovete stare dalla nostra parte perché noi siamo quello che voi siete. C'è un famosissimo scambio di cablogrammi che poi è stato desecretato negli archivi di Stato israeliani in cui il ministro degli interni del Sudafrica dell'Apartheid scrive all'epoca, eh, ministro degli interni israeliano, dicendo noi siamo i due avamposti dell'Occidente in territori ostili circondati da popolazioni inferiori, no? cioè perché questa è la logica che unisce l'Apartheid. E questo sentimento di sentirsi avamposto dell'Occidente. Il problema è che mentre per tanti anni c'è stato un fortissimo movimento culturale, politico, popolare, no, di decostruzione di queste, eh, di queste visioni, oggi purtroppo invece nell'etno nazionalismo imperante no, eh, ritorna, è una grammatica che ritorna, che ritorna a livello istituzionale perché. Uh, Un'inchiesta che ho fatto per un collettivo di giornalismo investigativo con cui lavoro, che si chiama IRPI, partiva due anni fa dal, dai rapporti fra, <ride> uh, come giustamente diceva Gabriele, no? l'accusa strumentale di antisemitismo. Com'è possibile che io mi debba difendere dall'accusa di antisemitismo, ma i migliori amici del governo israeliano si chiamano Orban, Meloni uh, e quant'altro? No? C'è un problema, c'è un problema evidente, c'è una, una, una follia evidente, però in realtà... Questi, questi governi si ritrovano invece sulle grammatiche, grammatiche islamofobiche, grammatiche razziste, grammatiche di controllo di massa delle, delle, del dissenso, per cui invece hanno tanti punti in comune e quello lo mettono via, tanto alcuni governi lo usano per ripulirsi l'immagine perché sono amico di Israele, e Israele conviene perché questi governi l'appoggiano sul piano internazionale, no? quindi c'è una restituzione. L'Ucraina ci insegna questo. La popolazione civile dell'Ucraina è stata immediatamente riconosciuta come profuga, come rifugiata. No, non c'è stato nessun dibattito, anzi, c'è stata proprio una, una narrazione pubblica del riconoscere a queste persone. Ci mette anche in gioco, però, secondo me, su un altro punto politico. Io non posso rifarmi al diritto internazionale solo quando mi conviene però. Ecco, su questo io invece sono abbastanza fermo, nel senso non do giudizi di merito di un contesto che non studio e che non conosco. Però a volte trovo un po' dadaista l'idea che se denuncio il bombardamento di Israele lo, lo dice l'ONU. Se invece quella è un'occupazione militare no, perché eh, io non sono d'accordo. Ecco, io su questo dico che tutti noi dobbiamo tenere un po' una barra dritta perché quando poi giustamente un mondo. Funziona il diritto internazionale? Minga troppo, si dice. So di Bario, eh, però si dice: il minga troppo a Milano. Però io dico, continuo a dire che sarebbe un mondo molto peggio se non ci fossero no? anche delle regole. È come quando ci hanno convinto che se la scuola pubblica non funziona, la privatizzo. Se la sanità. Non... Un mondo senza regole non è un bel mondo, perché è un mondo solo del più forte. Se oggi noi possiamo portare. Eh, con grandi speranze, vi dico, da quelle voci che mi arrivano, da, da, dai giri importanti della mia coautrice, eh, una causa davanti al Tribunale Penale Internazionale per quello che sta succedendo rispetto al genocidio in Palestina, perché quelle regole ci sono. E se quelle regole ci sono, però non possiamo guardarle solo quando rispondono alla nostra grammatica politica. So che è un'idea impopolare tante volte, però, però boh, è la mia. Avevo una domanda di natura più informativa, tecnica, diciamo, nel senso che concordo con le cose che sono state dette sulla lettura del conflitto in corso, sulla, sulla striscia di Gaza, sui significati che si porta dietro, su quello che è in gioco, sulle sue conseguenze. E credo che cambia un po'... Diciamo il bilancio dell'esito parziale nel momento in cui ci troviamo, a seconda di come la vogliamo guardare. No? Nel senso che da un lato è chiaro che, forse per la prima volta, credo ne negli ultimi decenni, viene messa in discussione pubblicamente in termini più ampi che mai la retorica israeliana, nel senso che inizia a perdere dei colpi a livello mondiale, anche questa cosa che dicevi della, della penale internazionale è importantissima per quanto solo simbolica, eccetera. Eh, C'è però anche il piano brutalmente materiale della guerra, dove è difficile dire... Io sono d'accordo fondamentalmente nella lettura su cui è costruito questo, questo momento di discussione, cioè che tu dicevi giustamente io non posso giudicare moralmente il 7 ottobre, eccetera. Quello che possiamo dire politicamente è che è stato il prezzo altissimo su cui i palestinesi hanno rimesso, in questione, hanno rimesso al centro politico la questione palestinese, perché la loro alternativa era sparire in silenzio no? con tutto quello che veniva fatto sopra la loro testa. La domanda invece che volevo fare a Cristiano, se altri dei, altre dei presenti ne sanno qualcosa di più, se abbiamo qualche informazione in più su qual è il livello dell'espulsione della striscia in questo momento? Sì, sì, quanti. Perché è chiaro che eh, questo governo israeliano vuole giocare questa carta, il tipo di governo che è adesso ce l'ha in maniera esplicita, lo dicono. Eh, Cosa Beh, io ho sentito voci che io non posso verificare: che si inizia a parlare di numeri consistenti, dell'ordine forse delle centinaia delle migliaia, che ovviamente creano un esito di, di un tipo abbastanza mostruoso, c'è cioè un tentativo di risoluzione della questione che, che mh, chi di voi se, se sa dire qualcosa di più su quello perché già. Sappiamo cos'è quel territorio, praticamente distrutto, non so in quali percentuali, risegmentato, eh, cioè lo stanno facendo diventare, è invivibile a tutti i livelli e quindi è anche normale che tanti che possono se ne vanno, però se sai, se sai dire o se sapete dire qualcosa di più su questo. Rispondo velocemente e lascio la parola. Eh, beh, bellissima domanda, eh, nel senso che... Io ti posso dire quelle informazioni che abbiamo, che in questo momento è molto difficile verificare per tutti. Il governo egiziano ha, eh, tenuto, sta tenendo un doppio binario, come fa sempre, come ha sempre fatto sulla pelle dei palestinesi. Sta trattando sul prezzo. La tenso struttura che è stata costruita in piena zona militare, perché il Sina è una piena zona militare, quindi in mezzo al nulla vero, è una struttura che non è pensata per essere un rifugio temporaneo. Questa è la sensazione che abbiamo, no, non noi, tutti. C'è una testata indipendente che miracolosamente resiste in Egitto, che vi consiglio di seguire, che si chiama Madamasr. Madamasr è riuscita a fare delle foto, I compagni di Madamasr sono riusciti a fare delle foto, e non è, una roba, non è un ospedale d'emergenza, no? quella che stanno costruendo. In questo momento il flusso in uscita consentito è ancora basso, piccoli gruppi. Perché? Perché tendenzialmente l'Egitto vuole garantirsi un accordo che a livello economico sia così conveniente da parargli il prezzo politico. Perché come giustamente dici tu, le condizioni che già erano disumane di vita nella striscia, immaginate come sono diventate adesso, si parla di più del 60, quasi il 70% di edifici abitativi che non ci sono più. È come se voi chiudete gli occhi e immaginate che il 70% delle case disponibili sul mercato immobiliare di Torino non ci sono più. Eh, quasi l'80% delle strutture sanitarie non è funzionante, ma non oggi, non lo sarà, avete visto le immagini dell'alcifa. Quanto ci si rimetterà a rimettere in funzione l'alcifa, no? E l'acqua e tutto il resto. Al momento i numeri non sono confermabili perché non c'è alcuna collaborazione a parte dell'Egitto, ovviamente. Le comunicazioni anche all'interno della striscia sono complicate, ovviamente, perché qui c'è una massa umana infinita attorno a Rafa. Quindi per ora la politica è quella dello stillicidio, cioè piccoli gruppi che sono autorizzati a uscire spesso pagando cifre pazzesche. Eh, la sensazione è che l'Egitto stia cercando un accordo quadro che gli garantisca il prezzo politico da un punto di vista economico e chiudo la sensazione di chi conosce la situazione sul campo è che molto dipenderà dall'operazione militare su Rafa perché in questo momento drammatico e devastante comunque diciamo Rafa è il, è il posto dove, sono, dove sei scappato per quanto ti bombardano anche Rafa no? è ovvio che se come si dice in questa follia del non fermare l'operazione militare per non dover aprire tutta una serie di tavoli politici interni di Israele, attaccheranno Rafa alla fine del Ramadan con un'operazione di via terra lì, non lo so, non lo so e le dimensioni davvero, per questo dicevo molto interessante la tua domanda, potrebbero essere quelle di una nuova Nakba, assolutamente, cioè siamo davanti a un'apocalisse. Se attaccano Rafa, non che adesso non lo sia, ci tengo a precisarlo, ma se attaccano via terra Rafa davvero non è immaginabile quello che può succedere, anche perché voglio dire siete tutti capaci di fare una proporzione fra quello che appunto è accaduto il 7 ottobre, anche a livello di operazione militare, comunque condotta, è ovvio che le, Hamas sta cercando di tutelare quello che sapeva fin dall'inizio che sarebbe accaduto, ovviamente facendo il 7 ottobre, che Rafa è anche la ridotta su cui combatterà la battaglia finale, perché Hamas sta attaccando in piccoli gruppi, in una forma di guerriglia, l'esercito israeliano, gli Le ha causato più o meno 600 perdite, però non ha mai affrontato in campo aperto e non è che Hamas si è volatilizzata, no? è ovvio che l'idea di rifugiarsi a Rafa era il piano fin dall'inizio, se loro provano ad entrare a Rafa siamo davvero davanti a... A proporzioni inimmaginabili, anche di livello di, di conflitto armato, non so come dire. No? Non, per cui, ecco, non so se ho risposto alla tua domanda, ma ti ho dato. Le, ho condiviso le informazioni che ho. Aggiungo solo una cosa, Chicco. Perché da un lato eh, l'Egitto tratta su questo tavolo, diciamo, del tornaconto economico per prendere gli sfollati, ma sempre più mh, fonti diplomatiche. Sono abbastanza concordi sul fatto che l'Egitto tratti su un secondo tavolo o si stia preparando a trattare sul secondo tavolo, che è conseguenza o è comunque in connessione con l'eventuale operazione di terra su Rafa. Questo secondo tavolo ci porta a Bruxelles perché eh, l'Egitto si sta facendo un calcolo estremamente cinico eh, che è quello di dire: beh, allora, com'è andata con la Turchia nel 2016? La Turchia nel 2016 aveva 3 milioni di rifugiati siriani e è andata a Bruxelles ha detto mi date 6 miliardi, di 6 miliardi di euro per tenermeli, altrimenti noi li lasciamo passare. Adesso abbiamo 2 milioni, realisticamente, di 2 milioni e 300 mila potenziali rifugiati palestinesi. Noi controlliamo, informalmente, nessuno lo può dire, però è un dato di fatto, la parte orientale della Libia. Dalla Libia partono eh, le, le barche che vanno verso l'Unione Europea e allora se l'Unione Europea, se cara Bruxelles non ci dai 7-8, c'è l'inflazione, insomma 7-8 miliardi di euro, noi i palestinesi li riceviamo e poi li lasciamo passare perché il visto per, per chi arriva eh, nel Sinai sarebbe di due settimane in teoria, poi dovresti andartene. E noi dopo due settimane li facciamo uscire dall'unica parte possibile, che si chiama Libia, su cui noi non abbiamo nessun controllo, quindi chissà cosa può succedere. Questo è un altro calcolo estremamente cinico, che però sempre più appunto, fonti diplomatiche dicono, oh, beh, molto realistico, anche perché l'Unione Europea, sappiamo benissimo come reagirebbe, direbbe, eh, sì, tieniti 8 miliardi, ma tieniti anche i palestinesi, perché questa è la reazione standard, perché... Facciamo finta che possa essere un problema che non, che non sapremo affrontare e politicamente non lo sapremo affrontare, lo sapremo affrontare da un punto di vista infrastrutturale, tecnico, economico, ma abbiamo una paura terribile di avere un'altra emergenza, eh, dico emergenza in questo caso con inizia eh, di causa perché sarebbero numeri certamente importanti e con la decisione politica che questa cosa non si gestisce, tanto più, tanto più in un anno di elezioni europee in cui nessuno vorrebbe assolutamente prendersi una responsabilità del genere. Bien, moi je viens de très loin mais je ne regrette pas parce que je suis très content je viens de lille dans le nord de la france mais je suis très content de ce que j'ai entendu parce que ce débat là on n'a pas encore en france donc euh, je suis surpris que on puisse avoir ce débat de cette manière là. Euh, je voudrais faire une remarque et puis une question. la remarque c'est euh, autour de je me demande si on n'est pas malgré ce que la clarté de ce que vous avez dit si on n'est pas encore sur la défensive. Le nombre de fois où on parle en disant je ne vais pas porter un jugement moral sur le 7 octobre, je pense qu'il faut qu'on inverse les choses. Euh, vous savez, l'histoire des luttes anticoloniales, c'est une histoire qui nous a montré quoi Qui nous a montré que les dominés prennent les formes de lutte qu'ils peuvent prendre. Quand on interrogeait un des leaders de la libération nationale en Algérie, l'Arbi Ben Heidi, en lui disant mais pourquoi vous mettez des bombes, il répondait... Donnez-moi vos avions, je vous donnerai mes couffins. Les couffins, c'est les paniers où ils mettaient les, 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 les bombes. C'est ce que dit Mandela quand il dit, c'est jamais le dominé qui choisit les formes de la lutte, c'est le dominant qui choisit les formes de la lutte. Autrement dit, sur le 7 octobre, la question n'est pas pourquoi ça a pris cette forme-là. La question, c'est y avait-il d'autres formes de lutte possibles dans le contexte de la séquence historique qui était celle du 7 octobre. C'est-à-dire la normalisation. Avec le Soudan, le Maroc, l'Arabie Saoudite, enfin, tout, 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 tout ce que vous connaissez, avec des États arabes qui étaient des États qui commençaient à, euh, à bah, tout simplement à s'adapter à un État sioniste local qui allait gérer toute la région. Et puis ça pose. Et, et j'en viens à ma question du coup. Ma question c'est la suivante Est-ce que, parce que vous posiez la question de peut-on décoloniser Israël Peut-être qu'il faut qu'on aille plus loin dans nos concepts sur la colonisation. Nous connaissions la colonisation d'exploitation, ce qu'ont fait beaucoup les Anglais et les Français aussi, où une minorité est présente et exploite une majorité. Nous connaissions la colonisation de peuplement, comme en Algérie. Mais est-ce qu'on a affaire à ça en Palestine Est-ce qu'on n'a pas affaire à une autre forme de colonisation qui est la colonisation collective qui est une colonisation au nom de l'ensemble des États impérialistes. Parce que si c'est ça, ça explique d'une part que quel que soit le nombre de massacres, le soutien ne s'arrêtera pas. Et ça veut dire une seconde chose, qu'aucun de nos États, ni la France, ni l'Italie, ne peut considérer la question palestinienne comme une question extérieure. Nous sommes mouillés dans le génocide qui arrive aujourd'hui. Parce qu'on a affaire en réalité à un État vassal de l'ensemble du système impérialiste pour contrôler une région qui n'est pas n'importe quelle région, qui est une région géostratégique, qui fait le pont entre l'Asie, l'Europe, l'Afrique, dans lequel le grand projet chinois de route de la soie doit passer. Les enjeux sont énormes. En réalité, l'avenir du système impérialiste se joue en partie importante, on ne va pas dire euh, euh, uniquement là, mais en partie importante dans cette région. Et ça explique pourquoi l'État d'Israël est un État qui est incontournable pour le système impérialiste, que tout affaiblissement d'Israël, pour les peuples d'Europe, pour les peuples du monde, ça va faire du bien, parce que ça vient justement casser cet hégémonisme qui a besoin d'Israël pour gérer ce pachet particulier. Autrement dit, la question n'est pas de décoloniser Israël, la question c'est on a un État qui est un État gérant, un État vassal pour l'ensemble du système impérialiste. Vous voulez savoir ce que vous en pensiez. Allora, traduco. Intanto Said Buamamà, che sarà l'ospite del dibattito successivo, ha fatto questo intervento eh, dicendo che viene da lontano, lui è di Lille, ma eh, è molto contento di essere qua perché eh, in Francia non... Mi sto prendendo la scossa. Eh, perché in Francia non c'è questo livello di dibattito e quindi è molto sorpreso di questa cosa ed è molto contento. E inizia eh, prima della domanda facendo un'osservazione: quindi si eh, domanda se non siamo eh, troppo sulla difensiva, se eh, quindi dobbiamo rinversare un po' eh, la, la questione, eh, soprattutto su eh, quando eh, parliamo delle forme di lotta e quindi dei dominati che quindi eh, prendono le forme di lotta. Che possono, e fa l'esempio della liberazione in Algeria. Eh, non è mai il caso ehm, di eh, appunto un popolo dominato che sceglie eh, oggi. La domanda che ci dobbiamo porre è se ci fossero state altre forme di lotta possibili nel contesto che c'era oggi al 7 ottobre. E ehm, Soprattutto appunto con tutto un contesto in cui c'erano tutti questi eh, stati dell'area eh, araba che in qualche modo, eh, come si diceva anche prima, stavano andando in una direzione di normalizzazione e anche di adattamento al regime israeliano. Quindi eh, la domanda eh, che prima veniva anche posta rispetto a eh, possiamo oggi decolonizzare eh, Israele dovremmo andare ancora più lontano. Quindi eh, dobbiamo parlare di quelle che sono. I diversi tipi di colonizzazione, ci sono colonizzazioni di sfruttamento, colonizzazioni di popolamento, come è stato il caso dell'Algeria, eh, questa di oggi della Palestina è una colonizzazione collettiva in nome di tutti gli stati imperialisti e quindi nessuno dei nostri stati può considerare eh, la questione della Palestina come esterna, perché si tratta di una regione strategica per tutta una serie di eh, motivi, per tutti gli interessi che si giocano. All'interno di, di quell'area e quindi su quel, su quel territorio si sta giocando effettivamente eh, l'avvenire eh, e la possibilità stessa eh, dell'imperialismo di eh, protrarsi, e quindi si gioca eh, in, questo, in questo momento su questa questione. Quindi la questione è che c'è eh, un un, uno Stato vassallo che è Israele, che potrebbe appunto permettere eh, la riproduzione o meno dell'imperialismo a livello mondiale e in questo caso appunto vediamo la Palestina come invece la possibilità di effettivamente metterlo in crisi. Io passo la parola subito a Gabriele e poi a chi vorrà rispondere ed è molto bellissimo intervento, grazie. E soprattutto quella parte che giustamente citavi. Uh, che in Italia è molto importante anche grazie a Gillo Pontecorvo, no? se, se, se mi dai i tuoi aerei tu puoi usare le mie bombe, che è esattamente il contesto palestinese no? della, della lotta, per cui sono totalmente d'accordo con te da quel punto di vista. Credo anche che si fosse arrivati a un punto in cui davvero non c'era più spazio ehm, neanche per delle forme diverse che pur esistono in Palestina, tanto tutti hanno, anche in Palestina il dibattito è molto vivo su cosa è successo il 7 ottobre. Ci fa comodo, non ci fa comodo, è peggio, no? è, è molto dibattuto, però hai ragione anche con il signore che ha parlato prima: c'è cioè stato proprio un momento in cui la questione palestinese è stata così fuori dalle agende politiche che, che gli avevi tolto tutte le speranze. Io dico sempre, passo la parola a Gabriele rispetto alla domanda su decolonizzare Israele, voi dovete immaginare una stanza in cui c'è una famiglia palestinese, il nonno ha creduto nel, nel diritto internazionale del 1948, e nel 67 hanno, hanno sperato che arrivassero i fratelli arabi e, nel, e nell'80 hanno provato con l'intifada più pacifica, più non violenta e più simbolica del mondo e nel 2000 con la seconda intifada hanno provato con l'opzione armata per cui davvero i palestinesi sono stati messi nella condizione di non, avere, di non avere più scelta fra vivere e morire da oppressi o combattere fino alla fine. Io dico sempre ricordiamoci un passo indietro. Quella che veniva chiamata in maniera criminale dai giornali italiani l'intifada dei coltelli. L'intifada dei coltelli non era un'intifada, era un momento di, di disperazione collettiva, era, era una forma di suicidio rituale perché sapevi benissimo cosa ti capitava quando con un coltellino andavi al checkpoint, no? Ma era il simbolo di una generazione che diceva: Non mi stai lasciando altra scelta che questa, no? Per cui io sono completamente d'accordo. È difficile capire se paga o non paga, è difficile, è drammaticamente difficile, perché l'unico eh, elemento che vediamo è che ne, i palestinesi non hanno amici internazionali e purtroppo sappiamo che il livello militare ha sempre bisogno anche di amici internazionali. Questo che mi preoccupa da persona che da 25 anni... Ascolta quelle lacrime, eh, però sono d'accordo con te. Non, non c'erano più altre opzioni sul campo. Vediamo cosa succede e, e come veniva giustamente detto, comunque va riconosciuto a quello che è accaduto il 7 ottobre. Che siamo di nuovo tutti qui a parlarne dopo molti anni. No? Poi magari chi è qui forse ne ha continuato a parlare sempre, però diciamo abbiamo capito no, che almeno a livello mainstream Se, dove ci porterà questo, però non lo so. <ride> E grazie anche da parte mia per la domanda e per la riflessione. La mia ovviamente era una domanda che voleva andare oltre il concetto di decolonizzazione e l'idea di decolonizzare Israele. Perché a mio avviso, eh, se si intende decolonizzare, togliere qualcosa da Israele, ripulirlo, dargli un'altra veste, non è possibile proprio per le ragioni che dicevi tu prima, perché è una sovrapposizione di tante forme di oppressione, alcune sono coloniali in senso stretto, altre sono militari, altre sono economiche e, e quindi eh, spesso nel dibattito perlomeno italiano ma anche europeo si usa decolonizzare per risolvere i problemi, eh, forse ribaltando la situazione e dicendo lasciamo il termine decolonizzare sul tavolo dimentichiamocelo un secondo, vediamo che cosa sta succedendo, quali sono le forme di potere e anche di resistenza e qui vengo alla seconda parte della risposta, riusciamo ad avere delle, delle, delle possibilità di interpretazione. Sulla questione del 7 ottobre, sì, esatto, io prima citavo Fanon proprio in quella prospettiva, cioè che la condizione coloniale è eh, non solamente coloniale per la verità, ma eh, potrebbe, a mio avviso è riproducibile anche in Europa, anche al di fuori dell'idea della, della colonia in senso stretto. C'è altre forme di privazione di violenza, Fanon dedica una parte specifica all'idea, al concetto di violenza e no? come ha una valenza politica, un, una ricaduta politica nella lotta di liberazione. Beh, ehm, eh, come diceva prima Gianluca, questo è il prezzo grande che hanno pagato i palestinesi. Non so dire, e non ho i termini per dire se c'erano altre possibilità, eh, mia ignoranza, eh, posso però leggerlo dal punto di vista storico, spostando dalla Palestina all'Algeria per esempio. Il popolo algerino ha combattuto una lotta eroica per l'indipendenza, per trovare una liberazione con delle soggettività politiche all'interno del movimento di liberazione che erano molteplici. E, per contro, eh, e quindi mettiamo il punto sull'Algeria, l'Algeria ha combattuto fino a quando per condizioni internazionali... A un certo punto, la Francia a Parigi ha dovuto lasciare l'osso e dare la possibilità dell'indipendenza, quindi non era solamente una questione militare: una questione militare, una questione politica, una questione economica, internazionale che si sommavano. A un certo punto, in un percorso molto lungo, ha portato all'indipendenza in dell'Algeria. Però voglio ricordare. Se eh, in Francia eh, quello che facevano gli algerini veniva definito terrorismo, ehm, in, in, in Francia invece quello che facevano, faceva la polizia francese nei confronti degli al, gli al, gli algerini e delle algerine era considerato ordine pubblico. E mi riferisco a quello che è successo nel 61, a una manifestazione in supporto alla lotta algerina. Durante la quale la polizia ha pensato bene, oltre a di caricare in maniera violentissima eh, gli algerini, eh, poi di buttarli direttamente nella Senna, quelli che erano stati insomma, percorsi e facendo molti, molti morti. Ecco, le due, i due criteri di valutazione sulla violenza, forse messi così a paragone, no, spostandolo dall dalla Palestina all'Algeria ci possono dare dei punti di riflessione ecco, per rileggere quello che sta succedendo in Palestina e per avere perlomeno un punto interrogativo e capire che da, diciamo, dalla Costituzione dello Stato di Israele in poi il popolo palestinese è stato sempre soggetto di violenza.

Volevo farla breve per non attaccare un pippotto così all'ultimo, però vi dico la mia esperienza. Ciao Marco, sono Anna Esdal, ti ho scritto... Ti ricordi? Sono io. Allora, io vengo da un settore che è quello dell'arte e della cultura cosiddetta, quindi il settore della performance, dal vivo, teatro, eccetera. Quando sono accaduti i fatti del 7 ottobre e la successiva reazione, immediatamente ho chiesto ai miei colleghi e alle mie colleghe che vogliamo fare, dato che, come ricordavate, per l'Ucraina, immediatamente si è messa in moto una macchina, anche ministeriale, quindi residenze agli artisti ucraini. Grandissimo supporto, bandiere in tutti i teatri, annunci prima di ogni performance. Dobbiamo aiutare il popolo ucraino, un attacco all'Europa. Bla bla bla, il cattivone russo. Mh, questa cosa ovviamente non è accaduta, come possiamo ben constatare. Dal mio punto di vista, io ho eh, condotto una lotta abbastanza solitaria all'interno delle strutture dove, con cui lavoro e dove. Mi muovo sia a livello nazionale che anche nel panorama europeo, in un network europeo dove ho portato questo tema. Abbiamo cercato di fare qualcosa, abbiamo organizzato degli incontri. Adesso, il terzo incontro, già non me l'hanno fatto fare. Tutto questo perché. Perché eh, la mia lettura è che questa è una lotta eh, eterna, ormai sembra, contro il capitale. Non c'è un'altra soluzione. Eh, tutte, il, il nemico più grande non è la censura, anche se ovviamente rompere la narrazione, lo storytelling, tutte queste cose che ci siamo dette è importantissimo, però il problema in questo momento dal mio punto di vista, da un settore che si interroga sempre su che cos'è la solidarietà, eh, fa tavoli, round table, incontri, eh, le minoranze, LGBTQ+, eccetera, tutela tutti i diritti possibili tranne quelli dell'autodeterminazione di un popolo eh, il problema è l'autocensura in questo momento e questa autocensura ha un motivo solo, si chiama economia. Eh, la motivazione, anche negli ultimi tempi, in, data in modo molto sfacciato e senza ritegno, è stata abbiamo paura di perdere i fondi europei perché è vero che Israele siamo noi. Israele è. L'abbiamo creato noi, siamo noi, la supremazia bianca, il privilegio e tutte queste categorie. Allora provo ad arrivare alla domanda. Nel momento in cui eh, diciamo adesso, io ho trovato un modo di mediare no? in tutte queste situazioni e continuo a fare la mia attività, ma eh, nel momento in cui si viene quasi isolati. Eh, viene detto non possiamo esporci più pubblicamente perché stiamo applicando a Creative Europe un, progetto, un uh, programma culturale europeo che ci finanzia tutti, grazie Europa. Eh, perché il l'asse franco tedesco è quello che controlla tutti i fondi che vanno dentro la cultura e, e quindi abbiamo paura di esporci perché forse non verremo finanziati, ci taglieranno i fondi. E poverini voi perderete tutti il lavoro, ma forse io preferirei fare un'altra cosa allora. Allora in questo momento a chi ci rivolgiamo? Se la parte politica non c'è, la parte culturale non c'è, la cultura per come l'ho intesa io e per come ho scelto di fare questo lavoro è sempre stato un avamposto, no? Di diritti, di informazione, di una narrazione diversa, di far vedere come si potesse anche immaginare, no? Uno spazio diverso, un altro mondo è possibile, come si diceva ai, miei, ai nostri tempi, forse. E gli spazi come questo sono spazi importantissimi di confronto, quelli che costruiamo, penso, nei nostri cerchi privati e, e professionali sono cerchi politici di disseminazione delle informazioni, ma a chi ci possiamo rivolgere? San Nicola, <ride> San Nicola sempre. Ma veramente cioè, hai non ragione di più perché poi l'autocensura è un grande tema, soprattutto t'assicuro anche nel mondo della stampa perché poi non ci dobbiamo immaginare. Sì, l'ambasciatore israeliano chiama la Rai ogni giorno, sì, però poi ci avresti tutto un mondo che non viene chiamato da nessuno e che si autocensura comunque, quindi hai perfettamente ragione. Guardati, non lo so. Ma ti rispondo con una speranza. Ho intervistato, esce venerdì sull'Espresso la mia intervista a Barguti, il fondatore del BDS, che l'abbiamo fatta perché nasce Artis for Palestine anche in Italia, no? una piattaforma che ha già più di 400 adesioni. L'iniziativa per chiedere di... Non far partecipare Israele alla Biennale come istituzione governativa e non come singoli artisti, che invece sono i benvenuti, se, se ovviamente hanno posizioni non filo-genocidiarie. È un movimento che ha preso, non so se le, beh, penso di sì, comunque è no, esplosa tantissimo come raccolta. E chiudiamo anche come dire, con una nota. Secondo me è un momento in cui... E sono d'accordissimo con l'analisi che ha fatto Gabriele rispetto alla bellissima domanda che ci veniva fatta. L'Algeria ha avuto la fortuna no perché l'ha pagata con un caro prezzo la sua indipendenza, però anche di un contesto internazionale a cui poter no, rivolgersi, avere una mano. In questo momento il contesto internazionale a cui i palestinesi si rivolgono sono tutte quelle migliaia di piazze piene di persone che nonostante il silenziamento, le minacce... E che in Germania non sono neanche così velate come quelle che hai detto tu. Eh? In Germania c'è gente che ha perso il lavoro per un post su Stop Bombing Gaza. No? Siamo a questo livello qua. Eh, se nonostante questo, se nonostante tutti questi anni di oblio, da Londra a Jakarta, da New York agli ebrei americani, al. Dal Sudafrica che va alla corte penale a rappresentare la Palestina. Comunque c'è tutto questo in campo vuol dire che forse la Palestina non è ancora morta perché non siamo morti tutti noi. Anche il contrario, almeno questo continuo a sperare. Insomma. Io mi collego brevemente a quello che diceva Christian portando eh, un po' quello che sta avvenendo in Libano. Eh, appunto, prima parlavamo delle manifestazioni e mobilitazioni che purtroppo appunto, non, non, eh, non sono proseguite come magari avremmo, avremmo voluto per eh, tantissimi motivi, ma il, il movimento di boicottaggio in Libano è, è presente e anche moltissime persone che lavorano nel mondo della cooperazione e ONG locali stanno iniziando a rifiutare fondi. Eh, appunto dall'Unione Europea o eh, appunto da, dall'agenzia eh, eh, tedesca che finanzia eh, la cooperazione e eh, c'è comunque un movimento eh, in, in espansione rispetto a questa questione eh, del, del boicottaggio eh, Marco? Sì, sì. Quindi sì, cioè, sicuramente è qualcosa anche che si può fare. Eh, cioè, da questa parte eh, del mondo eh, perché eh, funziona e sta già, sta già funzionando eh, appunto, eh, purtroppo sicuramente appunto, per, per quanto riguarda magari le ONG che stanno rifiutando i fondi cioè, non sarà facile per queste realtà eh, continuare le, le proprie attività, le proprie operazioni eh, però appunto speriamo che a un certo punto eh, no mh, se si continua a rifiutare ci saranno dei, dei cambiamenti in questo senso? Ultima domanda, solo perché sono le sei e in teoria avremo il dibattito. Vai. Eh, ciao a tutti, io volevo condividere con voi un'iniziativa. Eh, su Instagram c'è un gruppo che si chiama Watermelon Friends It, eh, di cui faccio parte. Siamo un gruppo di volontari, una quarantina. Chi vuole collaborare, anzi, è il benvenuto. Eh, noi gestiamo dall'esterno i GoFound eh, di, dei Gazawi. Ehm, che vogliono, scelgono di uscire da Gaza ehm, per paura, ovviamente per salvare la propria vita e quella dei propri figli, o anche solo scelgono di rimanere dentro, ma eh, purtroppo il mercato nero dei prodotti alimentari piuttosto che delle tende, dei pannolini, eh, si è alzato incredibilmente. Basti pensare che un pacchetto di pannolini costi 50 dollari. Noi in qualche modo li aiutiamo anche perché appunto Urwa, i fondi, insomma le ONG difficilmente riescono ad entrare e noi in qualche modo cerchiamo di aiutarlo. Diciamo loro creano questi gofund che noi verifichiamo, controlliamo eh, giornalmente, ormai sono centinaia e basta veramente un piccolo contributo, per noi veramente 5 euro sono nulla, però per loro sono tanto. Eh, niente, volevo solo sponsorizzare questo gruppo che è su Instagram Watermelon Friend sit, eh, niente solo questo, grazie grazie mille allora andando verso la chiusura eh, l'ultima cosa che volevo dire al eh, banchetto dell'infoshop senza pazienza trovate i libri eh, degli, dei relatori eh, quello sui confini d'Europa che abbiamo anche qua sul palco lo faccio vedere eh, a cura di Gabriele eh, in cui dentro c'è il saggio di Camilla Rebora e eh, invece il, um, il libro di Cristian Elia e Francesca Albanese Jacuzzi, e invece di, vi invitiamo a seguire su Instagram tutti i post di Marco eh, perché ci sono approfonditi e gior quasi giornalieri, giornalieri, possiamo dirlo. Giornalieri, ho 145, oh, 145 va bene. E adesso vi lasciamo al prossimo, al prossimo dibattito, eh, sempre sul tema decolonialità, eh, riflessi neocoloniali, le periferie europee tra razzismo, islamofobia e segregazione, con Said che interverrà. E... Tempo qualche minuto per il cambio di, di palco e ci rivediamo qua. Grazie a tutti e a tutte. Grazie ragazzi. Grazie a voi. Libre, libre, Palestina, libre, 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 Palestina. Libre Palestina, sino sionista. Libre Palestina, sino presuncionista. Hemos sembrado la, la tierra. tierra, hemos sembrado la tierra. la tierra, el trigo ya se, se cosecha. cosecha, el trigo ya se cosecha, el limón maduro, maduro está. El, de oliva, brotará. el de oliva brotará, Todo el mundo entero conoce nuestro suelo Todo el mundo entero conoce nuestro suelo Libre, libre, libre Palestina Libre, libre, libre Palestina Libre Palestina, libre Palestina. sin opresión sionista. Libre en Palestina, sino prescusionista. Nacimos tirando piedra contra la tiranía. Ya llega la resistencia, ya llega la resistencia a defender Palestina. El pueblo está en lucha, escucha mundo. El pueblo está en lucha, libre, 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 Palestina, libre, libre.